Buongiorno a tutti, iniziamo questo appuntamento settimanale, sono un po' inesperto in questa, in questa materia e quindi spero che la cosa venga bene ma verrà meglio anche nelle prossime settimane. Io vorrei sfogliare con voi i giornali della settimana per mostrare quali sono i problemi che affliggono l'informazione dei quali tutti noi, tutti voi credo siamo molto preoccupati. Parto da un caso che mi ha coinvolto ma che in realtà non è il mio caso, si chiama caso Schifani anche se molti l'hanno chiamato il caso Travaglio. Io dieci giorni fa sono stato da Fabio Fazio a raccontare alcune cose già presenti in alcuni libri mai querelati e in alcuni articoli querelati da Schifani che però ha perso la causa perché un giudice ha stabilito che tutto ciò che aveva scritto di lui l'espresso era sostanzialmente vero e quindi non c'era alcuna diffamazione. Quella sera, come già mi era capitato sette anni fa, quando ero andato a presentare un altro libro nelle stesse identiche condizioni da Daniele Luttazzi, è intervenuta la prima gallina che fa l'uovo sempre in questi casi, e cioè il ministro, all'epoca ora, capogruppo del Popolo della Libertà Provvisoria. Maurizio Gasparri, il quale ha dichiarato eh, che ci sarebbero state delle conseguenze politiche, tant'è che per un attimo mi sono domandato fanno dimettere Schifani. No, in realtà volevano far dimettere me da non so cosa e far cacciare tutti i capi possibili e immaginabili della RAI come se io avessi chiesto il permesso o addirittura avessi avuto gli ordini dai capi della RAI, figuriamoci per dire quelle cose. Eh, mi è molto colpito il fatto che tra i più solerti a intervenire. Contro il fatto che avevo raccontato una cosa vera, documentata e già nota sul Presidente del Senato si è intervenuto il direttore di Rai 3, Paolo Ruffini, già noto per avere collaborato alla chiusura del programma di Sabina Guzzanti-Raiot, anche lì perché si dicevano troppe cose vere tutte insieme, il quale ha dichiarato che o... Oh, gratuitamente offeso la seconda carica dello Stato, effettivamente era gratis perché nessuno mi ha pagato per farlo. In realtà Ruffini ha un conflitto di interessi quando si occupa di Schifani perché forse nessuno lo sa, pochi lo sanno, ma Paolo Ruffini non è omonimo dell'ex ministro democristiano e dell'ex cardinale di Palermo, di una certa Palermo anni 70. È il figlio del ministro ed è il nipote del Cardinale. Ma di più, la mamma del direttore di Rai 3 Ruffini è la sorella dell'onorevole La Loggia, che non è omonimo dell'attuale parlamentare di Forza Italia, che era socio di Schifani. E e di Nino Mandalà, poi condannato per mafia nella famosa società Sicula Broker tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, è proprio lui. Praticamente Ruffini è il nipote di La Loggia, quindi le storie della Sicula Broker gli basterebbe fare un giro di opinioni in famiglia per conoscerle, e quando afferma che io non posso raccontarle in televisione. Diciamo che sta cercando di dire che è meglio non rimbangare certe storie di famiglia, della sua famiglia. Si chiama conflitto di interessi questo, anche se in questo caso Berlusconi non c'entra, ma nessuno l'ha fatto notare, pazienza. Meglio sapere con chi si ha a che fare, chi è che parla e chi è che dirige la rete progressista della RAI, perché poi ci sono anche le reti dirette dal centro-destra. A quel punto, che cosa è successo? Che nel giro di un paio di giorni... Nessuno ha chiesto a Schifani conto e ragione di quello che è nei documenti, ma in compenso hanno cominciato a chiedere conto a me di una serie di cose che, tra l'altro, io non ho mai fatto. Per esempio, l'ottimo giornalista di Repubblica d'Avanzo ha addirittura insinuato in un articolo mellifluo che io mi fossi fatto pagare le vacanze estive del 2002 o del 2003, non si è ben capito, da un signore che poi è stato condannato per mafia e che io non ho mai visto né conosciuto né sentito nominare. Però ha scritto, beh chi potrebbe credere che sia vera questa cosa? Però intanto l'ha scritta. Forse è il primo caso in cui un giornalista nella riga sopra scrive una, una notizia e nella riga sotto scrive, ma nessuno ci crede a questa notizia. Allora se nessuno ci crede perché la scrivi? Perché non la verifichi? Perché non fai il tuo mestiere? Va bene, pazienza è successo anche questo, ma questo naturalmente ha portato a parlare di me e delle mie vacanze invece di parlare delle società e delle consulenze urbanistiche del Presidente del Senato, consulenze urbanistiche che guarda caso sono state commissionate a Schifani dal comune di Villa uno dei comuni più infiltrati dalla mafia e proprio da quel Nino Mandalà che 15-20 anni prima sedeva nella stessa società di brocheraggio con Schifani e la loggia comune che poi è stato sciolto due volte per mafia per cui Schifani non ha potuto portare a termine il suo lavoro a proposito del piano regolatore che secondo il presidente del consiglio comunale di Villabate, cioè Francesco Campanella attualmente in carcere pentito, Schifani e la loggia avevano concordato direttamente con il boss. Altra lezione di davanzo dice ma come fai ad accusare della gente per avere avuto rapporti anche d'affari prima della loro incriminazione e prima della loro condanna? Beh, uno non è che diventa mafioso il giorno in cui lo condannano per mafia o lo arrestano per mafia. Uno di solito è mafioso fin dalla più tenera età, è difficile la vocazione adulta nella mafia. Nella mafia ti reclutano da giovane. Chi sta a Palermo in certi ambienti e si mette in società con certe persone dovrebbe prima informarsi di chi sono certe persone e chi accetta consulenze in un comune pesantemente infiltrato per mafia non può dire non lo sapevo. Perché stai a casa tua, prima di lavorare in certi ambienti dovresti prendere informazioni e diciamo che su Mandalà le informazioni in loco erano piuttosto copiose. I magistrati, poi, alla fine, quando arrivano, sono sempre gli ultimi a sapere, sono un po' come i cornuti. Ma diciamo che negli ambienti politici, lo diceva già Paolo Borsellino. Ma lo dice anche Giuseppe Ayala nel suo ultimo libro: negli ambienti politici chi ha certi rapporti lo si viene a sapere ben prima che la magistratura lo possa mettere nero su bianco. Altrimenti, oggi dovremmo dire che Al Capone non era un mafioso perché Al Capone non è mai stato condannato per mafia, Al Capone è stato condannato solo per evasione fiscale. Ecco, dovremmo definire Al Capone il noto evasore fiscale italo-americano secondo il metodo d'avanz. Ma andiamo avanti perché non voglio parlare Purtroppo di questo caso voglio invece parlare di quello che scrivono i giornali e di come titolano i loro articoli o di quello che scrivono nei loro articoli perché naturalmente poi la fonte che D'Avanzo indicava, cioè l'avvocato di questo aiello che avrebbe detto di avermi pagato le vacanze, ha scritto ad Avanzo una letterina a Repubblica dicendo guardi io non sono la sua fonte perché io a lei non la conosco e non l'ho mai sentita né vista. A questo punto la risposta di D'Avanzo non è stato chiedo scusa, mi sono sbagliato. Era una balla, non c'è nemmeno uno che si prenda la responsabilità di averla detta questa balla, nessuno sa. Ris la risposta di davanzo sono due righe che sono una vera lezione di giornalismo. Il ricordo di Michele Aiello, cioè il ricordo del fatto che mi aveva pagato le vacanze, che non è vero, è stato raccolto da fonti vicine all'inchiesta. Fonti vicine all'inchiesta. Tenetele presente queste parole perché sono tutte espressioni nuove, sono neologismi che vengono fuori per l'occasione. Fonti vicine all'inchiesta. Non si sa chi l'ha detto, non si sa chi l'ha sentito, non si sa chi l'ha riferito. Fonti vicine all'inchiesta. Fonti purissime, acqua purissima, levissima, le fonti del Clitunno. Il riformista. Travaglio si discolpa su Repubblica, ho pagato io quella vacanza. Il titolo già è interessante, si discolpa, ma di che? Io non mi discolpo di niente perché non ho fatto niente. Ho raccontato le mie vacanze proprio perché non ho niente da nascondere, mentre a dieci giorni, da che tempo che fa l'unico che non ha ancora spiegato e l'unico che non si è ancora scusato è il Presidente del Senato, anche perché spontaneamente non lo farà mai, ci vorrebbe un giornalista che gli metta un microfono sotto il naso e gli faccia la domanda sulla Sicula Broker e sul Comune di Villabate e le sue consulenze, ma purtroppo non è accaduto, l'unico che glielo ha messo sotto il naso il microfono era un giornalista del Tg1 che sdraiato praticamente Carponi, gli ha chiesto Presidente come agevolare il dialogo tra destra e sinistra, il Presidente Naturalmente ha risposto che eh, il dialogo è importante, poi meglio del dialogo che ha visto in questi giorni addirittura è stato baciato da Anna Finocchiaro con grande trasporto, non se lo poteva immaginare. Seconda domanda, Anna Finocchiaro la difesa, è contento? Fine dell'intervista, nessuna domanda. E risponda lui a domande che nessuno gli fa sarebbe abbastanza impensabile, infatti questo è l'unico paese dove uno che ha avuto certi rapporti e certi particolari biografici può diventare quello che di fatto è il vicepresidente della Repubblica perché è la seconda carica dello Stato. Ampassan cito il giornale che invece di parlare di Schifani parla di me, naturalmente fa un bel ritratto pieno di balle e qua a un certo punto c'è scritto che io avrei una rubrica settimanale su Repubblica Torino ed è vero dove rispondo alle lettere con il vezzo di un autoritratto firmato dal disegnatore Mannelli. Ma come faccio ad avere un autoritratto firmato da un disegnatore che non sono io? Quello si chiama ritratto, l'autoritratto è quello che mi faccio io. Non si sa più nemmeno che parole usare in certi casi, si usano parole completamente fasulle. A questo punto che succede? Le nebbie si diradano, si viene a scoprire che anche la balla delle mie vacanze è una balla. Nessuno chiede scusa, anzi si scrivono appunto fonti vicine all'inchiesta e partono però tutte le procedure legali per cercare di tappare la bocca o a chi ha ospitato oppure a chi ha raccontato questi fatti. E allora partono le solite autoriti, i soliti consigli di amministrazione, la solita commissione parlamentare di vigilanza. Ci sono tutti organismi politici dove ci sono dentro Dalema, Fassino, Berlusconi, Fini, Mastella travestiti tramite i loro emissari che aprono pratiche, che fanno, minacciano sanzioni, annunciano codici, addirittura denunciano violazioni che nessuno ha mai commesso perché i codici li conoscono soltanto loro e le regole le conoscono soltanto loro, io personalmente una regola conosco, verificare se una cosa è vera, accertarmi se quella cosa è interessante, se è vera ed è interessante dirla. L'unica regola che conosco è che non bisogna violare il codice penale, qualcuno ritiene che l'abbia violato? Benissimo, lo dimostri in tribunale, qualcuno ritiene di avere qualcosa da rispondere, risponda. Io non ho sentito nessuna risposta, io ho sentito tante parole al vento. Segnatevi anche questa: contraddittorio. Fabio Fazio è l'intervistatore, io sono l'intervistato. La cosa avviene tutti i sabati sera e tutte le domeniche sera: si chiama intervista. Prevede che uno fa le domande e l'altro dà le risposte. Invece, in questo caso, hanno detto che ci voleva il contraddittorio, cioè ci dovrebbe essere una terza persona, non solo la Finocchiaro, Schifani, sotto la poltrona che sbuca fuori per dire di, star, di starmi zitto. Pure per dire che sto raccontando balle, ma questo non è mai avvenuto in nessuna intervista. Da tra l'altro al presidente della, del Senato non mancano i mezzi. Basta che faccia così e immediatamente si ritrova tutte le telecamere ai suoi piedi, pronte a riferire qualunque sospiro esca dalla sua bocca. Persino quando annuncia una lotta solenne e feroce alla mafia, eh, che verrebbe anche meglio se uno non fosse socio dei mafiosi, la lotta alla mafia naturalmente, però si può avere tutto dalla vita. La cosa che in più mi ha fatto piacere è stato che questa manovra per screditare eh, chi racconta i fatti non è andata a buon fine perché comunque chi riesce a conquistarsi una credibilità con il proprio lavoro, con la propria serietà, poi alla fine ottiene famosa, quei famosi riconoscimenti dal basso, di cui parlava Enzo Biaggi, e che sono incompatibili con i riconoscimenti dall'alto, quindi uno deve scegliere li vuoi dal basso, non li avrai dall'alto e viceversa. E quindi svanita la manovra mi rimangono alcuni messaggi che mi sono, che mi sono appuntato. Uno viene dalla, da un mio amico che lavora alla RAI a Londra, il quale mi ricordava che a differenza che nella sua azienda, in Inghilterra quando un giornalista viene attaccato, un giornalista del servizio pubblico della BBC, succede esattamente il contrario di quello che succede in Italia. Nel senso che nel 2004 alcuni giornalisti della BBC fecero emergere il dossier Iraq, cioè il dossier delle bugie che erano state organizzate dal governo Blair d'intesa col governo Bush per mentire ai popoli occidentali, raccontare le balle delle armi di distruzione di massa che non sono mai state trovate, e dei rapporti fra Bin Laden e Saddam Hussein che non esistono. E quindi quando fu, eh, andò in onda questo scoop. Il governo ovviamente attaccò questi giornalisti. Bene, il presidente e il direttore generale della BBC Servizio Pubblico Radio Televisivo pagato con i soldi degli inglesi, anziché prendersela con i giornalisti che avevano messo in difficoltà con il loro scoop il governo, si dimisero. Per difendere i loro cronisti, da noi avete visto che cosa hanno fatto i vertici della RAI, hanno detto che io avevo fatto qualcosa di inqualificabile, evidentemente perché non sono abituati a sentire raccontare la verità, mentre quando vedono uno scendiletto che mette un microfono ehm, sotto il naso del presidente Schifani per chiedergli come agevolare il dialogo, beh, quello gli piace, quella gli sembra un'intervista vera, lì non chiedono il contraddittorio, non chiedono neanche le domande, è proprio una questione di... Abitudine. Quando parlano di BBC, se la guardassero almeno un paio di secondi al giorno, così per farsi un'idea di che cos'è il servizio pubblico radiotelevisivo. L'altra cosa che mi ha fatto molto piacere è che molti mi hanno mandato eh, delle citazioni, mi hanno mandato delle frasi, mi hanno mandato eh, degli articoli, mi hanno mandato persino dei detti. Vorrei concludere con un detto catalano. Che una studentessa di Barcellona, che però eh, è in Italia appunto per una borsa di studio, eh, mi ha mandato insieme a un detto di Paul Valéry che già conoscevo. Il detto di Paul Valéry è: c'è un solo modo per vedere realizzati i propri sogni, svegliarsi. E c'è un altro detto di Paul Valéry: se non riesci a demolire il ragionamento, cerca almeno di demolire il ragionatore. La stessa cosa avviene quando non riesce a demolire i fatti, che hanno una loro forza intrinseca, cerca almeno di demolire chi li ha raccontati. E poi il detto catalano che questa ragazza mi ha segnalato perché mi ha detto che non le viene in mente, di niente, viene in mente niente di più preciso per descrivere la situazione che sta vivendo l'Italia. Eh, la qualcosa la sgomenta parecchio. E con questa vi lascio. Ci pisciano addosso e ci dicono che sta piovendo. Ciao, a lunedì prossimo. Volete farvi quattro risate? Leggete Francesco Alberoni, sociologo del nulla, scalatore delle discese, esperto dell'ovvio sul Corriere di oggi, sulla prima pagina del Corriere dove una volta scriveva Pasolini, oggi Alberoni. Dice Alberoni, sono convinto che l'Italia si riprenderà rapidamente, prima di quanto tutti credono, e si riprenderà perché finalmente ha riacquistato il senso della realtà. Oggi tutti chiedono sicurezza, vogliono i termovalorizzatori, trovano giusto che il capo del governo si incontri col capo dell'opposizione, condannano i minorenni che stuprano o uccidono le adolescenti, prima invece eravamo tutti solidali con gli stupratori. E accettano che un ministro proponga che i funzionari che non lavorano possano venire licenziati. I giornali e la televisione cominciano a descrivere oggettivamente i fatti di cronaca nera, di corruzione e di povertà, senza ubriacarci con cento pareri politico-ideologici. È bastato che Berlusconi vincesse le elezioni, guardate quanti miracoli in due settimane. La gente può riflettere e giudicare con la sua testa, usare il suo buon senso. Naturalmente ci sono personaggi che non hanno ancora capito che la società è cambiata e si comportano come quei giapponesi che a guerra finita continuano a combattere, ma spariranno, parola di Francesco Alberoni. Insomma, il titolo è Il Paese sta riconquistando il senso della realtà e vediamo subito qualche esempio di questo riconquistato senso della realtà. Per esempio l'abolizione dell'ICI, che peraltro per le case diciamo, più modeste era già stata abolita prima. Eh, ma quelli che l'avevano abolita non ce l'avevano nemmeno raccontato perché non sapevano comunicare. Bene, adesso l'hanno abolita anche per i ricchi e dicono di voler fare il federalismo fiscale. In realtà non c'è tassa più federale di una tassa comunale come l'ICI che essendo basata sul patrimonio e non sul reddito, costringeva a pagare un po' di tasse anche quelli che sul reddito evadono completamente o parzialmente. E soprattutto era il polmone che finanziava i comuni, cioè era la tassa più federale che si potesse immaginare. I federalisti l'hanno cancellata e adesso ci diranno che vivremo tutti in un mondo migliore perché risparmieremo un sacco di soldi. In realtà non è vero niente perché se sparisce l'ICI si aprono voragini nei bilanci dei comuni. Il governo ha già detto che rimborserà ai comuni dei mancati introiti dell'ICI e che cosa farà? Aumenterà altre tasse per ripianare, cioè non pagheremo più una tassa che si chiama ICI, ma ne pagheremo un'altra che si chiamerà rimborso dell'ICI. Al comune di Palermo in questi giorni hanno circa raddoppiato l'IRPEF e comune di Palermo è una delle avanguardie di questo nuovo modo eh, di fare il federalismo fiscale fregando la gente. Detassazione degli straordinari, altra grandissima conquista e tutti ci credono e tutti ne discutono, in realtà come spiegava ieri Scalfari su Repubblica eh, ci sarà semplicemente uno spostamento ehm, nei salari dal dalla parte, variabile, eh, dalla parte fissa alla parte variabile, in modo da poter pagare eh, e incassare eh, diciamo, nella quota che sarà detassata, e questo aumenterà l'elusione e l'evasione fiscale. In ogni caso, la detassazione degli straordinari non riguarda gli statali, cioè, per esempio, le forze dell'ordine che sono pagate pochissimo e che fanno un, lav un lavoro molto spesso difficile non avranno alcun beneficio. Inoltre non saranno coinvolte praticamente le donne perché le donne di Rado fanno straordinari, non emergerà il nero perché le aziende in nero continueranno a pagare in nero senza i contributi e senza pagare le tasse, ci sarà un effetto che bloccherà ancora di più le assunzioni e farà ancora di più ricorso al precariato e agli straordinari di quelli che sono già assunti. Il altro annuncio che non ha nessuna attinenza con i fatti, il grande risparmio che avremo con la rinegoziazione dei mutui. In realtà, come le associazioni dei consumatori hanno già dimostrato, ehm, tornare al tasso fisso del 2006 e rinegoziare i mutui non significherà che risparmieremo, significherà semplicemente che pagheremo rate per più tempo e quindi alla fine il nostro mutuo ci costerà molto di più di quello che ci costa adesso, le banche non fanno niente in perdita, quindi ci guadagneranno, solo che pagheremo a lunga scadenza e non ce ne renderemo conto. Forse qualcuno si farà anche l'idea di avere risparmiato mentre gli viene prelevato qualche centinaio o migliaio di euro di più dalle tasche. L'annuncio del nucleare: avremo quattro nuove centrali nucleari. Nessuno fa caso al fatto che le avremo forse fra 15 anni. Che quando nasceranno saranno già vecchie o morte perché useranno tecnologie di terza generazione. Mentre in tutto il mondo si sta già parlando della quarta generazione. Non si sa dove mettere le scorie perché noi le riforme le facciamo a costo. Zero senza prevedere le conseguenze di quello che facciamo, eh, tutto ciò ammesso e non concesso che poi queste centrali eh, nascano perché eh, pare che costino circa 30 miliardi e che ci daranno un'energia eh, costosissima e assolutamente fuori mercato. E alla fine, se anche nascessero, coprirebbero il 7% del nostro fabbisogno energetico. Insomma, un altro annuncio buttato all'aria che tutti prendono sul serio, ma che probabilmente non si realizzerà. È tutto finto, è tutto finto. Come come il ponte, il ponte sullo stretto che ancora una volta viene rilanciato per buttare un po' di soldi in progettazione e in opere preparatorie e che poi non si sa nemmeno se starà in piedi, ma eh, possiamo tranquillamente eh, dirci eh, così internos che il ponte non ci sarà mai, servirà semplicemente a buttare dell'altro denaro pubblico. Del resto eh, a vincere l'appalto è stata l'Impregilo, quella che si è comportata così bene nel non smaltimento dei rifiuti a Napoli apoteosi della ricomparsa dei fatti, come ci racconta il professore Alberoni, il reato di clandestinità per gli immigrati che dovrà garantire grande sicurezza ai cittadini italiani perché finalmente adotterà la linea dura nei confronti di chi circola per l'Italia senza i documenti e il permesso di soggiorno. Non lo dico io perché io sono un noto mascalzone, uno di quei giapponesi che sono destinati a sparire, secondo il professor Alberoni, ma lo dicono il professor Valerio Onida, che è l'ex presidente della Corte Costituzionale, e ehm, il giudice, il pubblico ministero procuratore aggiunto di Torino Bruno Tinti in un articolo che abbiamo pubblicato sul blog Voglio scendere.it e, e in un altro articolo che oggi sta sulla stampa di Torino. Bene che cosa dicono? Che il reato di clandestinità di cui tutti parlano, discutono, si, si accapigliano, si dividono, pro, contro, eccetera, eccetera, in realtà non esiste. È stato annunciato, ma eh, nell'articolato di legge che è stato presentato da Maroni e dal governo Berlusconi non c'è il reato eh, di clandestinità, cioè di permanenza eh, clandestina in Italia. Ce n'è un altro che sembra la stessa cosa, ma è completamente diverso. Dice. L'articolo incriminato. Ingresso illegale nel territorio dello Stato. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della legge Bossifini è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Deve essere obbligatoriamente arrestato e processato per direttissima. Intanto non sarà mai processato per direttissima perché le direttissime nei tribunali sono intasate per reati ben più gravi tipo spaccio di droga, tipo ehm, omicidi eccetera eccetera. E poi soprattutto non, ehm, non prevede eh, la presenza sul territorio, prevede l'ingresso da uno Stato eh, straniero all'Italia. Che cosa vuol dire l'ingresso? Che o lo prendi mentre entra l'immigrato e allora non si vede per quale motivo lo devi arrestare e processare andando a intasare la macchina della giustizia. Se lo prendi mentre entra lo respingi direttamente alla frontiera. Basta la polizia, basta la, eh, la guardia di frontiera, non c'è bisogno che intervenga la magistratura, gli avvocati, gli interpreti, i cancellieri, eccetera, eccetera. Se lo prendi mentre entra, lo rimandi indietro. Viceversa, se lo trovi già mezz'ora dopo che è entrato. Come fai a sapere che è entrato dopo l'entrata in vigore di questa legge e che quindi ha commesso il reato? Perché naturalmente il reato è nuovo e si applica soltanto da oggi in poi, non può essere applicato retroattivamente. Lui naturalmente non avendo un bollino di ingresso sulla pelle, per fortuna, eh, potrà raccontare di essere entrato in Italia. Un anno fa, un mese fa, sei mesi fa, due anni fa, quando non era ancora reato entrare clandestinamente in Italia. E quindi, che cosa succederà? Che non verrà né processato né arrestato né condannato, semplicemente gli, gli verrà detto di andarsene. Lui non se ne andrà eh, perché o il paese d'origine non lo vuole, visto che non si riesce a dimostrare che lui arrivi proprio da quel paese lì. Oppure non se ne andrà perché eh, gli dicono di andarsene e lui non ha i mezzi per pagarsi il biglietto aereo per tornarsi nel suo paese, dovrebbe pagarglielo una questura o una prefettura, ma come è noto non hanno i mezzi per finanziare tutti quelli che se ne devono andare e quindi resterà semplicemente qua eh, a ingrossare eh, le schiere dei clandestini che molto spesso sono semplici irregolari perché poi lavorano eh, con l'unica differenza che è appunto. Sono al nero. Eh, ecco, questo è un esempio tipico di come si fa a prendere in giro la gente, raccontandole una cosa che non esiste, ma dando degli annunci altisonanti, usando delle parole molto, molto feroci in modo che la gente si senta rassicurata, tolleranza zero, reato di clandestinità. Il reato di clandestinità non esiste, eh, esiste un reato che è impossibile da provare perché è difficilissimo prendere l'immigrato nel momento stesso in cui immigra. Nel nostro paese. È un effetto placebo per, per i gonzi, per coloro che non leggono le leggi ma ne parlano, e questo purtroppo riguarda molti politici di destra e di sinistra che hanno esultato o hanno maledetto eh, questa legge senza mai andare a vedere che cosa succede. Lo hanno fatto l'ex presidente della Corte Costituzionale e il giudice Tinti, e ne hanno ricavato l'impressione che non cambierà nulla se non aggravare un po' la macchina della giustizia che già è al collasso. Berlusconi, da questo punto di vista, è un maestro. Lui ogni giorno prende una lepre, la lancia, essendo sicuro che tutti andranno all'inseguimento della lepre senza rendersi conto, magari, che la lepre è un'ombra, che la lepre è un miraggio, che la lepre è un incantesimo. E intanto lui ci guadagna anche se non risolve nessuno dei problemi, ma continua a fare spot, continua a fare annunci. E la gente, compreso il povero Alberoni, scambia lo spot per la realtà. Ecco, forse se molti mi chiedono che cosa dobbiamo fare che cosa possiamo fare informarci quando uno si informa è molto più difficile prenderlo per il culo Ieri il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è intervenuto in vista della festa della Repubblica. A me il suo discorso non è piaciuto per niente e spero che lo si possa ancora dire visto che il diritto di critica in democrazia dovrebbe essere sacro. Non perché i principi che ha enunciato non siano giusti, basta con l'intolleranza, basta con le ribellioni allo Stato. Dipende da che cosa sta, da che cosa sta dicendo e a chi si sta riferendo. Si riferiva a Bossi che ha di nuovo minacciato se non si faranno le riforme che vuole lui di marciare su Roma con 500.000 padani, peraltro tutti da individuare. Non si sa se questa volta disarmati, armati, travestiti da obelix o come diavolo si presenterebbero. Si riferiva a Berlusconi che si è appena ribellato allo Stato, cioè agli arresti disposti dalla magistratura napoletana per lo scempio. Ehm, dei rifiuti per le discariche truccate, per eh, la monnezza non trattata che veniva nascosta sotto lievi coltri di monnezza trattata e magari anche profumata con la calce viva, come emerge dalle intercettazioni dell'entourage di Bertolaso e della immarcescibile fibe fisia del gruppo in pregilo che hanno continuato a lucrare i soldi nostri senza smaltire un grammo di rifiuti. Si riferiva. Chi sono quelli che si ribellano allo Stato? Eh, sono quelli che vogliono abolire le intercettazioni perché funzionano troppo, come hanno dimostrato anche in questo caso. Berlusconi ha approfittato del ricevimento al Quirinale del primo giugno per annunciare una legge contro le intercettazioni, cioè per disarmare una magistratura che già è stata messa in ginocchio da 15 anni di riforme di destra e di sinistra che ormai... Provocheranno a ben breve il risultato della chiusura di alcuni tribunali, di alcuni uffici giudiziari che dichiareranno fallimento. Chi si ribella allo Stato è per caso chi manda a fare carotaggi e analisi a Chiaiano e poi dà i risultati prima che siano finiti i carotaggi medesimi, dicendo che va tutto bene, che quello è il posto giusto per portarci l'immondizia in una delle poche oasi incontaminate dove si coltivano frutti di eccellenza, dove a pochi passi ci sono gli ospedali nel centro della città, eh, quelli che si ribellano alla gente chi sono quelli, quelli che si ribellano allo Stato, chi sono, sono quelli che dal 1999 calpestano le sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte europea di giustizia, le messe in mora e le procedure di infrazione della Commissione europea eh, sulle frequenze concesse a Rete 4 senza concessione, anziché a Europa 7 che la concessione ce l'ha. Chi si ribella allo Stato, chi è quello che sta facendo fallire definitivamente all'Italia dopo aver messo in fuga i francesi di Air France che l'avrebbero probabilmente salvata, chi si ribella allo Stato è per caso il senatore Schifani, presidente del Senato che oggi regala le costituzioni ai bambini e che ha dato il suo nome Schifani a una delle leggi più anticostituzionali che si ricordino, il lodo Schifani che garantiva l'impunità alle cinque alte cariche dello Stato, soprattutto una la più bassa, e che fu incenerito dalla Corte Costituzionale nel 2003. Chi si ribella allo Stato sono i politici campani, di cui Napolitano, fino a che è stato eletto Presidente della Repubblica, faceva parte, perché è lì che aveva il suo collegio elettorale, che hanno creato per 15 anni l'emergenza immondizia e che adesso pretenderebbero di farla risolvere dagli stessi che l'hanno creata, compreso Bertolaso che due anni fa era commissario alla monnezza e non ha combinato niente come tutti gli altri e adesso viene riproposto come la peperonata che ritorna sempre su a risolvere un problema che anche lui ha contribuito a creare e ad aggravare. Chi si ribella allo Stato è... Chi non ha dato la protezione a, a questo imprenditore che aveva cominciato a parlare e che per questo è stato ammazzato, come tutti quelli che parlano eh, in eh, Campania, come in Calabria, come in Sicilia. Chi si ribella allo Stato è forse chi in campagna elettorale ha definito eroe Vittorio Mangano, cioè un malavitoso che non ha parlato. E eh, allora. Se in questo paese gli eroi sono i mafiosi che non hanno parlato, allora questo che è stato ucciso perché parlava non era un eroe. Dobbiamo decidere. Ma non temo che non intendesse parlare di queste categorie, di questi suoi colleghi, il capo dello Stato, in questo suo per così dire infelice discorso per la festa della Repubblica. Temo che si riferisse alla gente di Chiaiano che difende la sua oasi, che difende la sua qualità della vita, che difende la possibilità di andare prima a verificare se un sito è o non è idoneo a ricevere rifiuti e poi dopo e non viceversa, ma è, è tutto molto sconvolto, non solo il vocabolario delle nostre istituzioni, è tutto sconvolta la logica, è sconvolto l'ordine pubblico, è, scon è sconvolta la Costituzione, eh, di fatto vengono sospese le garanzie costituzionali, eh, vengono addirittura vietate le manifestazioni come eh, sintomi di complicità con la monnezza e viene espropriata la magistratura del suo diritto o dovere di perseguire i reati e presto non avremo nemmeno più il controllo delle intercettazioni, avremo l'esercito che andrà a militarizzare sempre più spesso, come peraltro Beppe Grillo aveva previsto, eh, le situazioni che la politica non riesce più a governare se non con la forza, con i manganelli e con l'uso delle armi. Stefano e Luigi nel blog di Beppe Grillo mi chiedono di spiegare la sentenza del Consiglio di Stato sul caso Europa 7, che sarebbe il caso di chiamare caso Rete 4 in realtà. Diciamo lo scandalo delle frequenze negate a Europa 7 da 9 anni da parte dello Stato. Al quale qualcuno si è ribellato, ma non era la gente di Chiaiano e non era nemmeno l'editore di Europa 7, Francesco Di Stefano. È l'azienda del nostro Presidente del Consiglio che non ha nemmeno bisogno di ribellarsi perché da 25 anni, da 30 anni, fin dai decreti che Craxi faceva eh, su misura eh, per il Cavaliere, riesce a comandare in materia televisiva sia prima, sia durante, sia dopo la sua permanenza al governo. Le leggi in materia televisiva da 25 anni a questa parte le scrive sempre Berlusconi, solo che prima poi era costretto a pagare Craxi per sdebitarsi, mentre adesso le fa direttamente lui e quindi non deve più pagare nessuno, diciamo che risparmia. A me piacerebbe molto poter spiegare questa sentenza del Consiglio di Stato, ma questa sentenza del Consiglio di Stato non c'è, o meglio c'è ma il, il, i vertici del Consiglio di Stato hanno pensato bene di chiuderla in una cassaforte sabato mattina, poi se ne sono partiti per il weekend lasciando ai giornalisti un comunicato scritto in nostro goto, forse in sanscrito, nessuno ha capito che cosa voglia dire e quindi dobbiamo andare a tentoni, eh, diciamo fidandoci di alcune parole chiave che emergono in questo comunicato. Domani speriamo di avere finalmente la sentenza sotto mano. Qual è il problema? Il problema nasce nel 1999 quando lo Stato italiano decide di riassegnare, secondo dei criteri previsti dalla legge, le frequenze per gli otto soggetti che hanno titolo a trasmettere su scala nazionale. Eh, si presentano vari pretendenti, si presenta la RAI con le sue tre reti, si presenta Mediaset con le sue tre reti, si presenta l'allora Telemonte Carlo, si presenta l'allora vari ehm, soggetti eh, presenti all'epoca, Telepiù, c'era ancora Telepiù Nero, si presenta anche questo nuovo editore Francesco Di Stefano con due reti, una è Europa 7 l'altra è 7 ⁇ vince la concessione a trasmettere su scala nazionale con una di queste due reti Europa 7, mentre perde la concessione nazionale a rete 4. Perché? Perché fin da 5 anni prima la Corte Costituzionale aveva stabilito che Mediaset, come tutti i soggetti privati, non può possedere più di due reti sull'analogico terrestre, cioè sul nostro telecomando classico che utilizziamo per cambiare canale. Quindi una delle reti o viene ceduta o viene trasferita sul satellite liberando le frequenze dell'analogico terrestre che sono limitate e che quindi naturalmente devono andare a chi ne ha diritto. Nella fattispecie Europa 7 ha vinto la concessione e quindi dovrebbe avere le frequenze. Chi c'è al governo in quel periodo? Massimo D'Alema. Il governo D'Alema fa un bel decreto ministeriale in cui dice che Europa 7 ha diritto, anzi... Davanti all'autority che si è occupata di esaminare i requisiti delle varie televisioni che chiedono di poter trasmettere, Europa 7 ha addirittura vinto su tutte le altre per la qualità dei programmi del, palinsesto, del suo progetto di palinsesto che ha presentato. In questo decreto. C'è scritto che dunque Europa 7 ha il diritto di trasmettere, ma si dimenticano di precisare su quali frequenze esattamente. Perché? Perché le uniche frequenze libere sono quelle che sono ancora occupate da rete 4 e da tele più nero. Rete 4 di Berlusconi, tele più nero degli amici di Berlusconi, i quali naturalmente non hanno nessuna intenzione di liberarle se il governo non glielo imporrà. Il governo non glielo impone, anzi consente... A Mediaset di continuare a trasmettere su quelle frequenze anche senza concessione per Rete 4 in attesa di nuovi ordini, per cui Rete 4, formalmente abusiva, cioè senza più concessione, ottiene una proroga che non si sa quando finirà. A questo punto interviene la Corte Costituzionale per la seconda volta. La prima volta nel 1994, principio antitrust, due reti per ogni soggetto privato. La terza, via. Dato che nessuno ha fatto niente in quei sette anni, nel 2001 la Corte Costituzionale torna a ribadire, guardate che Medias deve scendere da tre reti a due, è incostituzionale non agire, è incostituzionale ogni legge che le consente di trasmettere su tre reti. Panico, ovviamente. In Mediaset, ma chi c'è al governo c'è Berlusconi. Con l'apposito ministro Gasparri che vara la legge Gasparri, prima versione viene bocciata da Ciampi perché è incostituzionale dicembre 2003. A questo punto a Natale del 2003 Berlusconi in persona firma un decreto legge che si chiama Salva Rete 4, cioè decide che Rete 4 può continuare a trasmettere. Nel frattempo entra in vigore la Gasparri 2, questa Ciampi la firma, nell'aprile del 2004 la Gasparri 2 stabilisce che fino al momento in cui non entrerà in vigore il digitale terrestre Rete 4 potrà trasmettere perché tanto il digitale terrestre è dietro l'angolo. Gasparri lo prevede nel 2006. Digitale terrestre moltiplicherà il numero delle reti a centinaia e centinaia, tutti avranno centinaia di televisioni tra le quali scegliere, per cui che saranno mai alla fine quelle piccole tre reti di media set, rete 4, quindi può rimanere naturalmente è tutta una balla. Il digitale terrestre non esiste nemmeno oggi. Siamo nel 2008, non esisterà nemmeno nel 2010, non esisterà nemmeno nel 2012. Forse si dice arriverà nel 2015, ma molto probabilmente arriverà prima la televisione su internet e quindi lo supererà e lo renderà già vecchio. In ogni caso, era una balla, era una truffa che è servita a procrastinare sine die questa fase transitoria che non finisce mai, perché è in vista di un digitale terrestre che non arriva mai. E intanto Di Stefano continua a rimanere al palo con la sua televisione, per la quale ha investito una marea di soldi per creare un centro di produzione di 22.000 metri sulla tiburtina, 8 studi di registrazione, gli uffici, le tecnologie, la library con 3.000 ore di programmi. Tutto ciò era necessario per ottenere appunto la concessione. E tutto questo è una Ferrari che arrugginisce nel, nel garage. Perché? Perché non gli danno le frequenze, non gliele dà il centrosinistra, non gliele danno. Berlusconi, nei cinque anni di governo, lui si rivolge come fa un cittadino modello ai tribunali. Tar, che gli dà parzialmente torto, ricorre al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato, per far passare un po' di tempo, o forse perché non ha chiaro qual è il problema. Manda tutto alla Corte di giustizia europea chiedendo se le normative italiane che consentono questa situazione, che sono state create nel corso degli anni da destra e sinistra, sono o non sono compatibili con le norme europee. Anche la Corte di giustizia europea non è che impieghi poco tempo per studiare il caso, anche perché è un caso unico al mondo e alla fine... Il 31 gennaio di quest'anno del 2008 emette la sua sentenza. Le norme italiane che consentono a Rete 4 di trasmettere al posto di Europa 7 in questa finita fase transitoria sono contrarie al diritto comunitario, quindi sono illegali. Quindi lo Stato italiano le deve disapplicare. È come se non esistessero. Perché? Perché il diritto comunitario vale più delle normative nazionali. Quindi il governo potrebbe sbaraccare la legislazione attuale imporre a rete 4 di sparire dall'analogico terrestre, levarle comunque le frequenze che non sono di rete 4, ma sono dello Stato, sono nostre, sono un bene pubblico che viene dato in concessione a un privato se rispetta delle regole, ora che si dice che non rispetta quelle regole perché quelle europee valgono più di quelle italiane, togli le frequenze e le dai al legittimo non proprietario, ma a colui che legittimamente le può utilizzare in base alla concessione vinta nel 99. Invece il governo Prodi ormai è semi Defunto, è appena caduto, è in fase, diciamo, di, 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 di sbrigo degli affari correnti in attesa delle elezioni. Non se la sente di fare ciò che nemmeno prima, quando era nel pieno delle sue funzioni, Gentiloni aveva mai fatto, e cioè dare le frequenze a chi ne ha diritto e quindi. Viene varato un decreto per ottemperare a varie prescrizioni che ci fa l'Europa, tranne questa della Corte europea di giustizia. Nel frattempo la Commissione europea, cioè il governo d'Europa, il governo Barroso tramite la commissaria Croes, ha aperto una procedura di infrazione. Sulla Gasparri a proposito di un altro buco della Gasparri, e cioè il fatto che la Gasparri garantisce l'accesso a questo mitologico digitale terrestre solo ai soggetti che sono già presenti sull'analogico e cioè Mediaset Rai. Invece di aprire il mercato come ci era sempre stato raccontato, proprio la legge Gasparri. Fa entrare nel digitale terrestre solo quelli che sono già presenti sull'analogico, il che significa non solo che oggi abbiamo il duopolio Rai Mediaset, ma che ce l'avremo per sempre, per l'eternità. Perché nessuno di quelli esclusi eh, oggi dall'analogico terrestre potrà entrare nel digitale terrestre. E per questo ci ha messi in mora nel 2006 avvertendoci che se entro un paio d'anni non avessimo sbaraccato la Gasparri sarebbe partita una multa retroattiva proprio a cominciare dal 2006 fino addirittura a arrivare a 300-400 mila Euro al giorno che se li spalmiamo su tre anni diventano addirittura 300 milioni di Euro che ci potrebbero capitare se entro pochi mesi la Gasparri non fosse risolta. A questo punto arriva il governo Berlusconi. Torna Berlusconi per la terza volta, tenta immediatamente di fare un colpo di mano, cioè di rispondere all'Europa dicendo chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scur ho passato e scur soprattutto le sentenze della Corte Costituzionale, le sentenze della Corte europea, la messa in mora della Commissione europea, la procedura di infrazione, lo status quo rimane così finché non ci sarà il digitale terrestre, cioè in un futuro che forse arriverà fra 6-7 anni. Vogliono stabilire e cristallizzare una situazione illegale per evitare di dare a Europa 7 ciò che adesso anche la Corte europea ha stabilito sia suo diritto avere. Ultima puntata, sabato, il comunicato che annuncia la sentenza. La sentenza che dovrebbe chiudere questo contenzioso che è ben basato su sette cause che Europa 7 ha fatto allo Stato italiano. Dice in sintesi il comunicato che il ricorso che aveva fatto Mediaset, qui si parla di RTI perché è la società che si chiama così, viene respinto e spetterà all'amministrazione, cioè al governo, cioè al sottosegretario ad personam o ad aziendam Paolo Romani, applicare la sentenza della Corte europea di giustizia. E eh, rideterminare le frequenze in base alle richieste di Europa 7. Che cosa voglia dire tutto questo non lo sappiamo. Non sappiamo se il Consiglio di Stato dice al governo dai le frequenze a Europa 7 e togli la rete 4 oppure decidi tu come vuoi. Oppure eh, facci sapere che cosa vuoi fare, dopodiché noi stabiliremo quanto sarà il risarcimento che dovremo dare a Europa 7, senza che però nessuno le dia le frequenze. Sono formule ambigue che speriamo finiscano domani quando arriverà finalmente il testo completo della fatidica sentenza. Quello che si può arguire fino a questo momento è che il Consiglio di Stato affida al governo Berlusconi di risolvere un problema che è stato creato dai governi Berlusconi per favorire l'azienda di Berlusconi, oltre che dalla cosiddetta opposizione di Berlusconi che ha remato dalla sua parte. Come sempre avvenuto in materia televisiva. Vedremo che cosa dirà la sentenza. Certo è che affidare a Berlusconi la risoluzione del problema Rete 4 Europa 7 ricorda tanto l'affidare a Berlusconi e a Bertolaso la risoluzione del problema della monnezza. D'accordo con Bassolino, cioè d'accordo con l'altro che insieme a Berlusconi e a Bertolaso ha collaborato a crearlo. È come se di fronte a un delitto si affidasse il compito di risolvere il caso all'assassino. Buongiorno a tutti. Allora, sia nel blog di Beppe, Una certa Daniela, un certo Daniele mi chiede della legge sulle intercettazioni che è stata annunciata da Berlusconi al convegno dei giovani industriali a Santa Margherita Ligure e mi chiede e mi domanda se potrebbe essere incostituzionale o oggetto di un pronunciamento della Corte di Giustizia europea. Sul blog mio voglio scendere.it. Cle e Carla C. mi chiedono anch'esse di parlare di questa legge, allora parliamone perché è il tema del giorno e credo che rimarrà il tema della settimana, forse del mese. Siamo alla prima legge vergogna che riguarda i processi di Berlusconi e che ha qualche speranza di, di passare dopo quella per ora tramontata sul patteggiamento allargato che avrebbe spostato in là il processo al cavaliere. Intanto vediamo che cosa vuol fare Berlusconi secondo quello che lui ha annunciato di voler fare. Lui ha detto divieto assoluto di intercettazioni salvo per i reati di mafia, di camorra, di indrangheta e di terrorismo, criminalità organizzata e terrorismo. Per chi le fa, cioè per i giudici che le dispongono al di fuori di questi reati, ammesso che ce ne siano ancora ovviamente e per gli agenti che poi le, le realizzano insieme ai gestori telefonici che prestano eh, il loro supporto, 5 anni di galera, questa è la pena massima prevista, per i giornalisti che le pubblicano 5 anni di galera, anche a loro si corona così finalmente il sogno del cavaliere di arrestare tutti coloro che lo dovrebbero controllare e che a volte lo controllano ancora, cioè magistrati e giornalisti, invece di arrestare le persone che vengono intercettate e hanno commesso dei reati, si decide di arrestare coloro che le hanno scoperte e coloro che lo hanno fatto sapere. Che già non è male, devo dire. In più prevede, dice lui, una forte penalizzazione economica per gli editori che pubblicano questi articoli contenenti intercettazioni. Quindi in teoria dovrebbe essere condannata anche la sua famiglia, visto che i suoi giornali hanno abbondantemente pubblicato intercettazioni, sempre quelle degli altri di solito, mai le sue. L'annuncio era già scritto nel programma della Casa della Libertà, era già stato detto in campagna elettorale, il problema è che Berlusconi ha questa grande fortuna, viene sempre sottovalutato, si dice sì no ma lui dice così, poi in realtà non è vero, no in realtà è vero e infatti ciò che sembrava incredibile, divieto di intercettazioni per tutti i reati che non siano mafia e terrorismo. Ehm, a quello che lui dice sempre che poi non sia stato frainteso non parlasse a titolo personale sarà oggetto eh, della prossima legge in materia di giustizia e così sono serviti tutti quegli allocchi magistrati associazione magistrati partito democratico che pensavano di poter dialogare con un per fortuna che a mettersi di traverso contro il dialogo è sempre Berlusconi poi alla fine. Eh, è interessante il fatto che lui annunci tutto questo proprio mentre a Napoli e dintorni lui va predicando che con lui ritorna lo stato, arriva il pugno di ferro, arriva la tolleranza zero, arriva la certezza della pena, arriva il castigamatti, insomma, e bisogna rigare diritto. Dopodiché eh, annuncia una legge che va esattamente in, eh, in controtendenza: non è una legge ad personam, nel senso che non serve solo a lui. È una legge ad personas, nel senso che serve a tutta la classe dirigente, è un altro cunicolo enorme scavato sotto le carceri e sotto i tribunali per farci passare naturalmente le solite pantegane grandi così, ma da quello stesso cunicolo passeranno anche topolini medio-piccoli che sono poi quelli che vanno ad accrescere l'emergenza sicurezza, la percezione di insicurezza, ragion per cui poi bisogna ritornare indietro e fare altri pacchetti sicurezza. è un Continuo. È il pendolo che, una settimana dopo le, le norme per la sicurezza, torna indietro e si mette a salvare i colletti bianchi. Ma anche, come vedremo fra un attimo, eh, le principali categorie criminali eh, che rendono rinomato nel mondo il nostro paese. Facciamo degli esempi. Per l'omicidio, per esempio, non è più possibile intercettare se ha un senso quello che ha detto Berlusconi, perché l'omicidio non è né mafia né ndrangheta né camorra, o meglio, ci sono anche gli omicidi che non fanno parte eh, di quelle organizzazioni. L'omicidio semplice: io ammazzo un tizio, non essendo un camorrista, un mafioso, un ndranghetista, nemmeno un terrorista, non mi possono intercettare. Eh, di solito per scoprire chi è stato a uccidere una persona si mettono sotto intercettazione tutti quelli che fanno parte della sua cerchia, parenti, amici, conoscenti, colleghi di lavoro, per cercare eh, qualche attinenza fra la morte di questa persona e le conoscenze che ha. Non si potrà più fare. Quindi molti più omicidi impuniti, ok? Rapina in banca. Mettiamo che per fortuna una telecamera abbia ripreso di sguincio uno dei rapinatori e che gli inquirenti, illuminando bene le immagini, riescano a intuire chi potrebbe essere fra le loro vecchie conoscenze, spulciando nelle foto segnaletiche. Bene, per trovare la prova che è veramente lui, gli mettono il telefono sotto controllo. Vedono se parla di bottino, se ne parla con altri complici, arrestano anche i complici, si riesce a sgominare la banda, non si potrà più fare. La rapina, se non è fatta da mafiosi, camorristi o terroristi, eh, sarà impossibile o quasi da eh, punire. Mettiamo il classico caso del sequestro di persone a scopo di estorsione. Un gruppo di sbandati sempre più spesso capita, ormai non c'è più la grande anonima sequesti, ci sono gruppi. Sbandati che si organizzano, sequestri lampo, prendiamo l'imprenditore, ci facciamo dare il riscatto lo liberiamo. Di solito si mette sotto controllo il telefono della famiglia, i telefoni delle famiglie amiche, in modo che quando il sequestratore telefona per chiedere il riscatto, si risale telefonicamente a lui e spesso lo si acciuffa. Con questo sistema sono stati sgominati moltissimi sequestri e restituiti alle famiglie moltissimi ostaci. Perfetto, non si potrà più fare a meno che il sequestro non sia opera di mafia che Morendranghe, però come sappiamo fanno i soldi in maniera diversa è molto più facile. Prendiamo il molestatore che telefona con telefonate oscene alla ragazza. Tipico caso, la ragazza fa denuncia, le mettono il telefono sotto controllo, risalgono al molestatore e il molestatore viene preso. Non si può più fare perché? Perché o il molestatore è un camorista, un mafioso, un terrorista, uno dranghettista, cosa che di solito non è, oppure niente da fare. Mettiamo una donna picchiata e violentata magari dall'ex marito, dall'ex fidanzato, cose di questo genere, trova il coraggio di denunciare. Mettono sotto intercettazione il presunto aggressore per vedere se è proprio vero che fa quello che dice la donna, non si potrà più fare. Prendiamo la ricerca dei latitanti, tutti quelli che sfuggono alla giustizia. Non lo so, da, dal mago di Vanna Marchi che scappa in Brasile a, a quelli che fanno le rapine, a quelli che fanno gli omicidi, eccetera, eccetera, Ecco, se non sono mafiosi o terroristi, non si potrà più usare il, lo strumento delle intercettazioni per andare a vedere dove sono scappati e, ehm, e riacchiapparli. Finora non ho citato i reati finanziari, naturalmente ci sono ancora le estorsioni. Pensate quanta gente denuncia l'estorsore, quello che gli va a chiedere qualcosa che li minaccia. Se non è un mafioso, non si potrà più controllare il telefono delle persone che ricevono queste richieste estorsive per non parlare delle truffe. Pensate a quante intercettazioni su Banamarchi ci hanno aiutato a scoprire le minacce che lei e la figlia facevano a quelle povere credulone che pagavano continuamente temendo chissà quali conseguenze negative fino alla morte. Quelle telefonate non saranno più, non dico utilizzabili, non si potranno più intercettare e quindi ovviamente avremo molti più truffatori e molti più truffati, perché poi le vittime non ci pensa nessuno. Eh, non ho parlato ancora dei reati finanziari, che sono in realtà la vera ragione per cui non si vuole più che si utilizzi da parte della magistratura lo strumento delle intercettazioni, e questo è ovvio, dato che i reati finanziari sono i più nascosti e i più difficili da vedere. Non solo non si sa chi li ha commessi, ma non si sa nemmeno che sono stati commessi mentre l'omicidio, la truffa, il furto, eccetera, quelli si vedono perché c'è una vittima dichiarata che li va a denunciare. La corruzione chi la viene a sapere? Se non parla quello che ha pagato e non parla quello che ha preso i soldi, la corruzione non si sa. Il falso in bilancio, chi lo può notare che un bilancio è falso? Quindi sono i reati che hanno più bisogno di intercettazione. Bisogna scoprire anche che sono stati commessi, oltre a dover scoprire chi li ha commessi. Bene, per questi silenzio di tomba non sapremo mai più nulla. Naturalmente che cosa succede? Succede che tutti quelli che li commettono potranno commetterli liberamente. Quando passerà la legge saranno molte di più le persone che li commetteranno. perché a quel punto il rischio di essere scoperti e puniti è zero e quindi noi perderemo ancora più soldi con i reati finanziari di quelli che stiamo perdendo. Io vorrei fare solo alcuni esempi di processi dei quali non avremmo saputo nulla, processi che non si sarebbero mai aperti, quindi tutti imputati che non sarebbero imputati se fosse passata questa legge. Il caso, per esempio, delle scalate bancarie C'erano dei furbetti del quartierino che contro la legge cercavano di appropriarsi di due banche: Banca Nazionale del Lavoro, le Cooperative Rosse e l'Unipol di consorte. Anton Veneta, la banca popolare di lodi di Giampiero Fiorani, Rizzoli Corriere della Sera. Cioè il più grosso gruppo editoriale indipendente, non controllato dai partiti, che doveva finire nelle mani di Ricucci, il quale poi, pa, secondo alcuni, l'avrebbe girato ai soliti amici di Berlusconi. Bene, queste tre scalate furono bloccate da Clementina Forleo e dalla Procura di Milano grazie a intercettazioni. Con questa nuova legge. Niente intercettazioni, scalate a buon fine, compreso il loro protettore massimo, cioè Antonio Fazio, che continuerebbe a essere governatore della Banca d'Italia, non sospettato di niente, sebbene, come abbiamo visto dalle telefonate, fosse colui che faceva il regista e il giocatore di queste partite, nelle quali invece avrebbe dovuto semplicemente rimanere terzo, distaccato e arbitro. Nessuno saprebbe le cose perché nella legge si prevede anche che nessuno le pubblica. Quindi, dato che il processo non è ancora partito, noi non sapremo ancora praticamente nulla di Fazio e quindi Fazio sarebbe doppiamente al suo posto, sia perché non sarebbe stato scoperto, sia perché comunque anche se l'avessero scoperto nessuno avrebbe poi potuto raccontarlo. Pensate ai riscontri che sono stati trovati sulle denunce di Stefania Ariosto sui giudici corrotti a Roma, con grazie alle intercettazioni di tutto l'entourage del giudice squillante, dell'avvocato Pacifico. E, eccetera, eccetera. Niente, la truffa di Milano di Poggi Longostrevi che faceva le ricette facili a spese eh, della, della regione con i rimborsi gonfiati, eccetera. 150 medici condannati grazie alle intercettazioni, niente, non avremo più nulla di tutto questo, a Torino il Presidente e l'amministratore delle Molinette arrestato grazie alle intercettazioni perché pigliava le tangenti in ufficio su ogni fornitura, Luigi Odasso, anche lui sarebbe ancora al suo posto, pensiamo a Lazio, grazie alle Intercettazione hanno trovato i riscontri alle denunce di Lady Hasle, quella che ha raccontato il grande scandalo della sanità, che poi è responsabile del grande buco della sanità del Lazio, che per fortuna si è tamponato grazie all'intervento della magistratura non avremmo saputo quasi niente. Pensate al caso di spionaggio, i casi di spionaggio illegale che abbiamo avuto in questi anni lo staff di Storace che fa spiare Alessandra Mussolini e Piero Marrazzo alla vigilia delle elezioni regionali del 2005, il sismi di Pollari e Pompa che fa i dossieraggi sui giornalisti, magistrati, politici ritenuti pericolosi per Berlusconi. Il sismi che, secondo l'accusa della Procura di Milano, collabora al sequestro di un cittadino egiziano, Abu Omar, a cui noi avevamo dato ospitalità per motivi politici e poi l'abbiamo fatto rapire dalla CIA e mandare in Egitto a torturare. Nulla si saprebbe senza le intercettazioni e nemmeno ovviamente di quel caso patetico del giornalista Farina, alias Betulla, eh, che lavorava a depistare le indagini sul sequestro. Pensate al, eh, ai dossieraggi della Telecom. I dossieraggi della security della Telecom, migliaia e migliaia di dossier accumulati illegalmente da Tavaroli e i suoi uomini, tutto grazie alle intercettazioni, non sapremo nulla. Pensate a ministri, sottosegretari, oggi abbiamo il ministro Fitto che è stato preso grazie a intercettazioni in un processo per le tangenti della famiglia Angelucci per le cliniche nel Lazio, nel, nella Puglia, abbiamo il sottosegretario Martinat che è sotto processo a Torino per gli appalti truccati. Del TAV e della Olimpiade invernale del 2006. Pensate al sottosegretario, Matteo, al ministro Matteoli che addirittura. È sotto processo per le fughe di notizie eh, su un processo di, di abusi edilizi all'isola d'Elba. Tutte persone che non, non sarebbero ovviamente sotto processo. Come non sapremmo niente eh, del ruolo avuto, secondo la procura di Genova, dal capo della polizia dell'epoca, Gianni De Gennaro, nei possibili depistaggi delle indagini sul G8. Come non sapremmo nulla eh, del, della mega truffa sui farmaci appena scoperta da Guariniello. Eh, a Torino, come non sapremo nulla della mega truffa sui rifiuti appena scoperta con i 25 arresti dai magistrati di Napoli eh, per quanto riguarda la campagna, non sapremo nulla di quello che hanno fatto Mastella, la sua famiglia e il suo partito, smascherati dall'inchiesta di Santa Maria Capoavetere poi passata a Milano, non sapremo nulla delle ruberie eh, sui fondi pubblici in Calabria che De Magistris ha scoperto e infatti gli sono costate eh, una dura Punizione dal Consiglio superiore della magistratura, mentre alcuni suoi colleghi gli stanno smontando le indagini. Ecco, da questo punto di vista, Clementina Forleo e De Magistris, con una legge come questa già in vigore da qualche anno sarebbero a posto in una botte di ferro perché se la legge gli avesse impedito di scoprire gli scandali di Bancopoli e della Calabria loro non avrebbero pagato le conseguenze quindi almeno dal loro punto di vista questa legge li avrebbe lasciati lavorare in pace proprio perché gli avrebbe impedito di lavorare e di scoprire alcunché allora quali sono e concludo i motivi con i quali ci viene indorata la pillola, ci viene presentata questa legge come assolutamente urgente, necessaria. Oggi si sono mossi anche insigni, tromboni eh, per, ehm, per dare copertura a questa legge vergognosa. La prima è che bisogna tutelare la privacy. Naturalmente la privacy è già tutelata da una legge persino eccessiva eh, che è la legge sulla privacy, che però ha una clausola assolutamente ovvia, e cioè che la, la privacy può essere tutelata salvo esigenze di giustizia. Quando ci sono esigenze di scoprire reati e di tutelare le vittime di quei reati, eh beh, la privacy viene meno. Ciascuno di noi rinuncia a un pezzo della sua privatezza per consegnare allo Stato la possibilità di difenderci quando poi viene attaccata non la nostra privatezza, ma la nostra vita, la nostra incolumità, il nostro patrimonio, i nostri interessi. La privacy non c'entra nulla e del resto quando si chiede ma quando mai è stata violata la privacy dalle intercettazioni o dalla pubblicazione delle intercettazioni, Intercettazioni, rispondono sempre la povera Anna Falchi che si è ritrovata a un sms sui giornali e diceva ti amo a chi? A Ricucci, che, che era che cosa? Era suo marito. Pensate che violazione della privacy far sapere che c'è una moglie che dice ti amo a suo marito? Deve essere stato un danno irreversibile. Eh, per il resto sono tutte balle. Dicono che ci sono troppe intercettazioni e qui non si sa rispetto a cosa. Qual è c'è un numero ideale, un numero perfetto di intercettazioni? Quale sarà? Sarebbe. Il numero delle intercettazioni dipende dal numero dei reati che si commettono. In Italia ci sono quattro regioni nelle mani della mafia. Perfetto, avremo un po' più di intercettazioni rispetto alla Finlandia o alla Danimarca. E poi non è vero che abbiamo troppe intercettazioni rispetto agli altri paesi, perché negli altri paesi non si sa quante siano le intercettazioni. L'unico paese di cui con certezza si sa quante intercettazioni si facciano è l'Italia. Per quale motivo? Perché in Italia le può fare soltanto la magistratura e risultano tutte dalla prima ma all'ultima con tanto di autorizzazione di un giudice terzo, mentre all'estero le fanno i servizi segreti, le forze di polizia, senza nessun controllo. Pensate, in Inghilterra le fa persino il servizio ambulanze le intercettazioni, ci sono 156 enti, compresi gli enti locali, che possono fare le intercettazioni. In America le fa la SEC, che è l'equivalente della nostra CONSOB, solo che quella funziona e che controlla appunto le attività di borsa. Quindi in Italia non è vero che ce ne sono di più. In Italia le controlliamo tutte, mentre all'estero ci sono ma sono incontrollate e quindi non si sa quante sono. L'argomento che fa più presa è che costano troppo. Costano troppo ci dicono e allora io vi do i dati. Due anni fa, l'ultimo anno in cui abbiamo le statistiche, le procure italiane, che sono 165, hanno speso per intercettazioni 240 milioni di euro. Secondo altri calcoli eh, il costo sarebbe addirittura inferiore, ma prendiamo per buono il più grosso, cioè 240 milioni di euro, che erano 40 in meno rispetto all'anno prima. Sono 4 euro per ogni cittadino. 4 euro è qualcosa per ogni cittadino. La domanda è. Siete disposti a dare 4 euro all'anno, cioè 4 caffè all'anno per sentirvi più sicuri e protetti contro reati di ogni genere? Penso che la risposta, se viene posta correttamente ai cittadini, sia sì. Potremmo risparmiare? Certo, potremmo averle gratis, le intercettazioni. Sapete perché le paghiamo? Le paghiamo perché lo Stato, quando dà la concessione alla Telecom, alla Vodafone e agli altri gestori telefonici potrebbe mettere una clausoletta nella quale c'è scritto voi siete concessionari pubblici dello Stato italiano, perfetto, avete un obbligo, quando il magistrato vi chiede di tenere sotto controllo un telefono voi glielo fate gratis. Invece lo Stato italiano paga i gestori telefonici che sono suoi concessionari. Per cui li potrebbe tenere per le palle e fargli fare quello che vuole. Quando un magistrato chiede a una banca fammi quell'accertamento bancario, la banca mica si fa pagare, eppure la banca è un ente privato. Questi sono concessionari pubblici e lo Stato italiano gli paga ogni intercettazione e in più ad ogni indagine che deve fare, affitta un macchinario che non è proprio da un'azienda privata. Basterebbe comprarle una volta, i macchinari per fare le intercettazioni e i costi verrebbero praticamente azzerati. Quindi vi stanno raccontando. Montando balle anche quando vi dicono che questa legge è per risparmiare sui soldi. No, questa legge è per risparmiare sui processi. A chi? A Berlusconi e alla classe dirigente. C'è un piccolo problema. Berlusconi naturalmente ha un processo in corso a Napoli, udienza preliminare per corruzione, insieme al suo amico Sacca, direttore di Rai Fiction, sospeso. Perché? Perché al telefono. Gli prometteva aiuti per una sua attività privata a Sacca in cambio dell'assunzione da parte di Sacca di alcune, di alcune ragazzine che interessavano in parte a Berlusconi e in parte a un misterioso senatore dell'Unione che un anno fa, in cambio del piazzamento della ragazzina a Rai Fiction a spese nostre, avrebbe fatto cadere il governo Prodi. Pare, come ha scritto Repubblica ieri, che ci siano altre telefonate ancora più sfiziose su questo vero e proprio uso criminoso della televisione pagata con i soldi pubblici. E allora bisogna impedire che vengano fuori con una legge che salverà migliaia di criminali per salvarne uno o due. Passate parola. Buongiorno a, tutti. Buongiorno a tutti, mi dispiace ma dobbiamo ricominciare a parlare di intercettazioni perché questo è quello che offre il convento e questo è quello che chiedono anche gran parte dei frequentatori del blog di Beppe, del blog nostro Voglio scendere e di tanti altri che si stanno sintonizzando con noi il lunedì alle 2. Ne parliamo anche se presto dovremo occuparci di altre leggi vergogna che sono quelle eh, per esempio per il ritorno all'impunità delle alte cariche, soprattutto di quella bassa, eh, lodo Schifani bis, ma questa ogni giorno alla sua pena la vediamo magari un'altra volta. È interessante ora che finalmente abbiamo un testo che sembrerebbe definitivo per quanto riguarda il cosiddetto disegno di legge Berlusconi, Alfano, Ghedini sulle intercettazioni, capire che cosa succede esattamente, cioè capire quello che i telegiornali non solo non ci dicono, ma addirittura cercano di nasconderci, mentendo anche sulle parole. Questa non è una legge sulle intercettazioni, è anche una legge sulle intercettazioni, ma questa è una legge che abolisce di fatto... La cronaca giudiziaria per tutta la lunga fase delle indagini fino all'inizio del processo, cioè da quando viene commesso un fatto a quando viene scoperto a quando viene processata la persona che è sospettata di averlo commesso, i cittadini non potranno più sapere nulla. Cominciamo però a vedere il primo versante, cioè quello delle intercettazioni, là dove non saranno più possibili, con quali conseguenze tutto ciò avverrà. Ce l'hanno incondita e intortata dicendoci che negli altri paesi ce ne sono meno. Ho sentito ancora ieri qualche demente in televisione, naturalmente ministro, dire che negli Stati Uniti vanno avanti a reprimere i reati con 1500 intercettazioni all'anno in un paese che ha il quintuplo della nostra popolazione, come è possibile che noi invece abbiamo 125.000 intercettazioni all'anno e ancora non siamo contenti? In realtà l'abbiamo già visto, noi non abbiamo 125.000 intercettazioni, noi abbiamo in realtà 75.000 decreti per intercettare che riguardano spesso i vari telefoni di una stessa persona, quindi le persone intercettate, l'altra volta abbiamo detto essendo molto ottimisti 80.000, i magistrati calcolano che siano circa 20-30.000 all'anno. Negli Stati Uniti non sono affatto 1.500, sono milioni le persone intercettate, eh, soltanto che là non risulta nelle statistiche, l'abbiamo detto perché a intercettare sono l'FBI, eh, la CIA, i vari servizi di sicurezza e le varie polizie locali. E eh, federali. Pensate, Giancarlo Caselli, soltanto nella Procura di Torino ha calcolato che lo 0,2% dei processi che si fanno contiene intercettazioni. Lo 0,2% dei processi, altro che tutto intercettato, tutti intercettati. Comunque. Il fatto che non si possa più intercettare per reati puniti con pene inferiori ai 10 anni, salvo quelli contro la pubblica amministrazione, significa che noi non potremo più scoprire con le intercettazioni reati di usura, truffe. Truffe anche le truffe scoperte da De Magistris, cioè le ruberie sui fondi europei, sui fondi regionali e l'Europa sarà contenta di noi. Eh, sequestri di persona, per esempio, questa, se fosse vera la leggenda secondo cui gli zingari rubano i bambini, bene, se una zingaro ruba un bambino, eh, quello è un sequestro semplice perché non è a scopo di estorsione e quindi non può più essere scoperto con intercettazioni, contrabbando. Altra specialità delle mafie come l'usura, lo sfruttamento della prostituzione, la rapina. Il furto in appartamento, quante piccole gang o grandi gang di, di, di ladri vengono sgominate intercettando, non si può più. Associazione per delinquere, persino l'associazione per delinquere. Lo scippo, l'incendio, la ricettazione. I ricettatori sono quelli che smaltiscono e, e diffondono la refurtiva. Bene, nemmeno quello. La calunnia, i reati ambientali, tutti i reati sull'ambiente, discariche, eccetera, eccetera, salute, sicurezza sul lavoro. Per nulla più si potrà intercettare, reati ovviamente, eh, quelli li sappiamo: i reati economico-finanziari. Pensate tutte le turbative di borsa, le frodi fiscali, le frodi sull'IVA che, scoperte con le intercettazioni, portano allo Stato a recuperare un sacco di evasione. Nulla di nulla. Ricerca dei latitanti, nemmeno quando uno mette sotto intercettazione tutti gli amici, i parenti e i possibili favoreggiatori di un latitante e poi sta lì ad aspettare che qualcuno compia un passo falso. Non si potrà più fare perché? Perché c'è un'altra clausola che dice che l'intercettazione può durare al massimo tre mesi, dopodiché si staccano gli apparecchi e si va a casa. Quindi se il latitante si fa beccare entro tre mesi bene, se invece eh, rimane uccelli di bosco più di tre mesi, pazienza, tempo scaduto, lo stato si dà la scadenza, mentre il latitante no, naturalmente. Ehm, questo vale anche per i sequestri di persona. Voi sapete che quando viene sequestrata una persona, tipo un bambino, si mettono sotto intercettazione i telefoni della famiglia nella speranza di risalire ai telefoni dei sequestratori e quindi di localizzarli. Bene, anche qui dopo il terzo mese, al novantesimo giorno, si stacca tutto. Quindi o l'anonima sequestra ci fa il favore di restituirci gli ostaggi entro e non oltre i 90 giorni, oppure se no, è pazienza, è... chi si è visto, si è visto. Altra genialata, eh, ci vorranno tre giudici, non più un Jeep, tre giudici per decidere su un'intercettazione. Pensate che in Italia il Jeep monocratico, cioè lui da solo, può condannare addirittura per omicidio. Ti può dare 30 anni per omicidio con rito abbreviato? Bene, da solo potrà condannarti per omicidio, ma non potrà più autorizzare l'intercettazione di un telefonino. Pensate all'assurdità. Ci sono tribunali che hanno 10 giudici in tutto, i quali dovranno fare in tre il collegio per autorizzare le intercettazioni, poi un quarto dovrà fare il GIP, poi altri eh, tre dovranno, dovranno occuparsi, di, del, un altro dovrà occuparsi del processo, eh, alla fine non si troveranno più i giudici che potranno occuparsi tutti dello stesso processo e quindi si bloccherà la giustizia nei posti medio-piccoli. Perché? Perché i giudici diventano incompatibili quando hanno deciso una volta su un caso. Eh... I giudici non potranno più parlare. Le due magistrate che hanno fatto arrestare gli scannatori della clinica Santa Rita di Milano hanno fatto una conferenza stampa insieme alla polizia giudiziaria per spiegare ai cittadini che cosa era successo, per metterli in guardia da quello che era successo. D'ora in poi, se fosse se, quando entrerà in vigore questa legge porcata, il fatto che hanno parlato della loro inchiesta nella conferenza stampa fa sì che debbano lasciare l'inchiesta, non possono più proseguirla loro, la devono far fare a a qualcun altro, se un magistrato parla male di Provenzano, non potrà più indagare su Provenzano. Perché? Perché si è già pronunciato. Non sto parlando del giudice che dovrà giudicarlo, sto parlando del pubblico ministero che spiega quali indizi ha raccolto a carico di Provenzano oppure degli scannatori della clinica. Quindi eh, non solo come vedremo i giornalisti non possono più raccontare le inchieste, ma non le possono più raccontare nemmeno i magistrati, perché se no perdono l'inchiesta all'istante. Ma non solo, se anche il magistrato sta zitto per conservare la sua inchiesta c'è modo di farlo fuori lo stesso. Decide l'imputato. Se l'imputato denuncia il suo pubblico ministero, o meglio l'indagato denuncia il suo pubblico ministero accusandolo di una fuga di notizie che magari non ha fatto, tipo De Magistris adesso sta venendo fuori che le fughe di notizie le facevano i suoi superiori per farle ricadere su di lui. Facciamo il caso che uno viene denunciato nella procura vicina per aver fatto una fuga di notizie. Non si sa se è vero o non è vero. Bene, il fatto stesso che sia stato denunciato consente al suo capo di levargli l'inchiesta, anche se lui non ha fatto niente, quindi è l'imputato in qualche modo che decide di scegliersi il suo pubblico ministero. Se gli piace perché è morbido, se lo tiene, se no lo denuncia e il capo gli toglie l'inchiesta. Eh... C'è una normina, l'avete forse letta, la salva preti. Dopo la salva previti, adesso abbiamo la salva preti, per cui se uno è un cittadino normale, niente, legge normale. Se invece è un sacerdote, per indagarlo bisogna avvertire il suo vescovo. Dopodiché se viene indagato un vescovo, ed è capitato anche recentemente, allora bisogna avvertire la segreteria di Stato Vaticana, cioè bisogna avvertire un ministero di un paese estero per processare un cittadino italiano. È una cosa così, un, un gentile omaggio al Vaticano, uno dei tanti. Eh, I giornalisti, e veniamo alla parte che non riguarda più i limiti alle intercettazioni, ma riguarda l'abolizione della cronaca giudiziaria e una pesante limitazione alla libertà di stampa e alla libertà dei cittadini di essere informati e al diritto dei cittadini di essere informati. Dunque dico subito che con questa legge non si potrà più scrivere nulla degli atti giudiziari, quindi non solo delle inchieste ma anche degli interrogatori, dei verbali, di quello che dice la difesa, di quello che dice l'accusa, dei decreti di perquisizione, degli avvisi di garanzia, delle ordinanze di custodia cautelare, dei decreti di sequestro, eccetera. Niente, tutti gli atti giudiziari dell'indagine sono non pubblicabili, attenzione, non sono segreti, sono non pubblicabili. La nostra legge stabilisce che quando il magistrato li consegna all'avvocato e all'indagato, in quel momento cessano di essere segreti e quindi oggi, giustamente se non sono più segreti, i giornalisti li possono pubblicare. Qui non stanno vietandoci di non pubblicare roba segreta, perché vietarci di pubblicare roba segreta è già vietato. Qui ci stanno vietando di pubblicare roba pubblica che è un'altra cosa, infatti nella legge c'è scritto che non si può più nemmeno parlare, nemmeno nel contenuto e nemmeno per riassunto, degli atti, anche se non sono più coperti da segreto, perché se sono già coperti da segreto è già vietato pubblicarli, quindi stiamo parlando di roba pubblica, roba legittimamente conosciuta dai giornalisti e quindi dai cittadini. Se uno li pubblica se un giornalista li pubblica, sono da uno a tre anni di galera, più una multa, un'ammenda, che va a 1.000 e rotti euro. Uno dirà, vabbè, ti pigli la multa, mille euro li avrai? Sì, certo, non per ogni articolo che scrivi, ma... Non è un danno drammatico essere condannati a pagare una multa fino a 1000 Il problema è no, è che qui la, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono associate, te le danno tutte e due insieme. Il minimo della pena detentiva è un anno. Che cosa significa? Significa che con le attenuanti, eccetera, eccetera, la prima volta che ti condannano, ti condannano a un minimo di nove mesi e non vai in carcere perché sapete che in Italia. Fino a due anni c'è la condizionale, la sospensione condizionale, e fino a tre anni si può chiedere l'affidamento al servizio sociale come previti. Viceversa, se uno scrive tre articoli contenenti tre notizie non più segrete ma che diventano non pubblicabili, fate il calcolo: 9 per 3, è 27, sono 27 mesi, il che significa due anni e tre mesi, si va fuori dalla sospensione condizionale e si finisce in carcere o in affidamento al servizio sociale. E alla quarta condanna si superano i tre anni e si va direttamente, obbligatoriamente in galera. Quindi bastano quattro articoli, a un giornalista capita di scriverne anche uno o due al giorno, oppure basta un libro contenente quattro notizie pubbliche ma non più pubblicabili per finire in galera. La galera in un paese dove non ci va quasi nessuno, salvo i poveracci. Bene, i giornalisti concretamente questa volta rischieranno di andarci per quel meccanismo del minimo di pena, che è molto alto, un anno, e l'associazione obbligatoria con la multa, non è sostitutiva ma è associata. Allora che cosa succederà? Succederà che nessuno scriverà più niente, ovviamente, a meno che non sia un masochista, e, noi non, e voi non saprete più niente di tutta la lunga fase delle indagini finché non inizia il processo. Ma. Se voi mettete insieme i limiti alle intercettazioni, quello che i giudici non potranno più scoprire, e i limiti alla pubblicazione, quello che i cittadini non potranno più sapere, voi avete il quadro di una filosofia che individua esattamente nei due poteri di controllo democratici rispetto al potere politico i nemici da abbattere, i pericoli pubblici numero uno, i veri criminali del nostro Paese, la vera emergenza sicurezza. È rappresentata dall'esistenza di giornalisti che informano e magistrati che indagano. E quindi dagli al giornalista e dagli al magistrato. È una, è una legge liberticida che ha almeno il pregio della chiarezza. Individua nei due poteri di controllo i nemici del potere e li abbatte. Il risultato qual è? È che non si potrà più scoprire uno scandalo come quello del sismi, delle deviazioni degli, dei dossieraggi di pollari e pompa. Pensate che li hanno, li, hanno, li hanno trovato centinaia di migliaia di, a pompa di, 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 di dossier su giornalisti, politici, magistrati, ritenuti pericolosi non per la sicurezza dello Stato, mica è Al-Qaeda, pericolosi per Berlusconi. Eh, questo scandalo non si potrà più scoprire, il sequestro di Abu Omar non si potrà più scoprire perché non era un sequestro a scopo di estorsione, era un sequestro semplice e quindi punito con pene inferiori a 10 anni, eh, non si potrà più scoprire Calciopoli ovviamente, Calciopoli inizia da un'ipotesi di frode, solo dopo si arriva a scoprire l'associazione a delinquere, quindi non sarebbero state autorizzate le intercettazioni, quindi non si sarebbe scoperta l'associazione a delinquere. In ogni caso, anche se si fosse scoperta per assurdo, noi non avremmo potuto scrivere niente e non sapremmo ancora niente ora, perché il processo non è ancora iniziato, il processo di Napoli su Calciopoli. Non avremmo scoperto il processo, lo scandalo delle scalate bancarie al Corriere della Sera, dei furbetti del quartierino, perché? Perché i reati finanziari non sono più compresi, quindi i magistrati non avrebbero potuto intercettare, non avrebbero potuto scoprire che Fazio avvertiva segretamente Fiorani di notte, Fiorani gli mandava i bacetti e che turbavano completamente il mercato perché l'arbitro tifava per una squadra, anzi faceva parte, era il capitano non giocatore o anzi il capitano giocatore. In ogni caso i giornalini non avrebbero pubblicato ancora. Adesso, visto che il processo per Anton Veneta Fiorani, per Unipol BNL e per Ricucci Rizzoli Correa della Sera non è ancora iniziato, siamo alla fine delle indagini. La clinica degli orrori, abbiamo sentito questo, eh, mi dispiace dirlo, ma eh, tecnicamente si dice così, ignorante, uomo che ignora. La materia di cui dovrebbe occuparsi questo ignorantissimo ministro ad personam Angelino Alfano ridacchiare in televisione e dire: Ma figuriamoci, un processo di omicidio nella clinica degli orrori sarebbe possibile anche oggi perché noi l'omicidio l'abbiamo compreso nei reati per i quali si può intercettare. Già, peccato che l'indagine sulla clinica Santa Rita sia partita da intercettazioni disposte per truffa e falso. Due reati puniti sotto i dieci anni, quindi oggi non più tra virgolette intercettabili, quindi da lì non si sarebbe più potuto scoprire che questi non solo facevano le truffe e i falsi nelle cartelle cliniche, ma ammazzavano, scannavano la gente, non si potrebbe più scoprire niente, e in ogni caso, facendo finta che si potesse ancora scoprire. Noi non potremo più raccontarlo e voi non potreste più saperlo. Pensate che bellezza per i risparmiatori dell'Anton Veneta non sapere ancora adesso che quello che li vuole comprare, cioè Fiorani, è uno che mette le mani nei conti dei correntisti della Popolare di Lodi. E pensate che bellezza per i correntisti della Popolare di Lodi non sapere che fine fanno i soldi che loro pensano di avere messo al sicuro nella banca di Lodi e non potrebbero organizzarsi per denunciare Fiorani e Fiorani sarebbe ancora lì, anzi avrebbe comprato l'Anton Veneta se non fosse stato bloccato dalla pubblicazione delle intercettazioni e fatto fuori giustamente dagli organi eh, di vertice della sua banca e Fazio sarebbe ancora lì. E Moggi sarebbe ancora lì a truccare i campionati con tutta la sua banda. Perché? Perché non si saprebbe niente, e quindi in base a cosa puoi mandare via uno se non è stato ancora processato e non si sa nemmeno che cosa ha fatto? Pensate ai malati della clinica che si ritrovano senza uno o due organi, oppure con l'organo nel posto sbagliato, il fegato al posto del cervello, la, 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 la milza al posto del tendine, eccetera, eccetera. Che si stanno organizzando in una class action per chiedere i danni a quegli scannatori che li hanno ridotti così, o i parenti di quelli che sono già morti, che si stanno organizzando per chiedere i danni. Bene, non saprebbero nemmeno quello che è successo. Quindi non gli verrebbe nemmeno in mente di chiedere i danni perché? perché non saprebbero di aver subito i danni e ci sarebbero persone che pensano che i loro congiunti sono morti per una tragica fatalità, perché era giunta la loro ora, mentre invece sono stati massacrati dall'ospedale e poi sono stati pure falsificati eh, i, i referti nelle case cartelle cliniche. Scalfari ieri su Repubblica ricordava che se la mafia è stata condannata per la prima volta nella sua storia al maxi processo è stato perché i giornali hanno raccontato che cosa faceva la prima sezione della Cassazione presieduta da Carnevale, che annullava regolarmente le condanne di mafia, per cui per fortuna su input di Giovanni Falcone il ministro Martelli chiese al presidente della Cassazione di fare un turno nelle presidenze dei processi di mafia in modo che non presiedesse solo Carnevale ma anche qualcun altro. Appena Carnevale fu sostituito da un altro, la mafia fu condannata per la prima volta e fu lo scatenamento della vendetta mafiosa, ma intanto abbiamo messo dentro centinaia di mafiosi. Perché è successo tutto questo? Perché la stampa ha potuto esercitare un controllo su quelle zone d'ombra della magistratura, perché mica i magistrati sono tutti buoni. Il caso di Rignano Flaminio, cioè un'indagine probabilmente farlocca, dove erano stati accusati ingiustamente delle persone, almeno questo è quello che è emerso finora, lo dobbiamo al fatto che giornali, giornalisti come, come, come Bonini, per esempio di Repubblica, ma anche del Corriere della Sera, hanno svelato la debolezza dell'impianto accusatorio e quindi quando l'informazione fa il suo dovere esercita un controllo democratico sui magistrati. Non possiamo lasciare i magistrati indagare per anni senza sapere che cosa stanno facendo. Magari sbagliano e noi li aiutiamo anche a non sbagliare oppure smascheriamo i loro errori se sono dolosi e loro sono costretti a fermarsi. E chi lo garantisce questo controllo se adesso non si scrive più niente sulle indagini? Anche le indagini sbagliate partiranno sbagliate e finiranno sbagliate. Avremo più errori giudiziari. Come faremo a sapere come si difende una persona se non potremo pubblicare il suo interrogatorio? Quindi magari chi qui si difende ha ragione e chi lo accusa ha torto, ma noi non lo potremo sapere. Pensate a livello democratico che cosa vuol dire tutto ciò. Concludo dicendo questo. Gli editori saranno sempre più frenati dal consentire ai giornalisti di pubblicare cose a rischio. Perché? Perché a loro volta rischiano una multa fino a 400.000 euro ogni articolo fino a 400.000 euro e rischiano soprattutto di essere portati a processo non solo come singoli editori, ma anche come società, in base alla legge 231 sulla responsabilità giuridica delle società, per evitare alla società di finire in tribunale con ripercussioni sulla borsa, che cosa devono dimostrare gli editori? Di aver adottato tutte le precauzioni all'interno della loro azienda, cioè del giornale o della televisione o della radio, per impedire la commissione di questo reato di pubblicazione in debita di atti. Che cosa faranno per dimostrare che loro si sono premuniti e quindi non sono responsabili di eventuali violazioni che facciano i loro giornalisti e i loro direttori? Licenzieranno i giornalisti e i direttori che non vogliono obbedire a questa legge. In più ogni volta che un giornalista verrà indagato per pubblicazione in debita di atti, la Procura dovrà per legge mandare la comunicazione all'ordine dei giornalisti che potrà sospendere il giornalista fino a tre mesi. Quindi ogni articolo che scrivi ti sospendono tre mesi e tu per tre mesi non lavori. Fai quattro articoli e non lavori per un anno se l'ordine ottempererà, ma bisognerà vedere se avrà la possibilità di non ottemperare a questa sanzione disciplinare, perché l'ordine è, è, è tenuto a rispettare le leggi esistenti. Voi capite che cosa è stato messo in piedi? È stato messo in piedi un, un marchingegno da regime, l'altra volta abbiamo parlato di prove tecniche di fascismo, ma qui siamo stati minimalisti, qui non sono prove, qui lo stanno, facendo, lo stanno attuando un regime moderno. E per chi fosse nostalgico dei regimi passati mandano anche l'esercito per le strade eh, perché si capisca che cosa sta succedendo. Io vi posso dire quello che ho scritto sull'unità, eh, e cioè che farò disobbedienza civile rispetto a questa legge, farò obiezione di coscienza e quindi tutti gli atti che mi capiteranno che riuscirò a procurarmi e farò di tutto per procurarmi come sempre. Li pubblicherò e integrali e nel contenuto e nel riassunto come mi gira in quel momento, perché penso che questo sia il mio dovere. Avere, altrimenti dovrei cambiare mestiere. Spero naturalmente che altri, ma sta ricevendo questo appello che abbiamo lanciato sull'Unità e sul blog Voglio Scendere moltissime adesioni di moltissimi cronisti giudiziari. Penso che bisognerà prepararsi a fare da cavie per essere anche eventualmente arrestati e poter impugnare davanti alla Corte Costituzionale, davanti alla Corte Europea di Giustizia, questa legge veramente infame. Dopodiché Speriamo di riuscire anche per via referendaria a cancellarla, e da questo punto di vista, tutte le iniziative che si fanno in questo settore sono le benvenute. Segnalo, per esempio, quella del sito micromega.net, dove Furio Colombo, Giulietti e altri Pardi e altri invitano i leader dell'opposizione a manifestare. Se i leader dell'opposizione non vorranno manifestare cosa abbastanza probabile, eh, bisognerà organizzarsi e quindi Beppe dati, eh, preparati e voi sappiate che questa non è una legge contro i giornalisti, non è una legge sulle intercettazioni, è una legge contro di voi per impedirvi di sapere, al cittadino non far sapere quali sono i delitti del potere, questo è lo slogan di questa legge infame, passate parola a lunedì. Buongiorno a tutti. C'è una parola molto usurata, molto abusata, che ormai semina noia intorno a sé quando qualcuno ne parla. È l'espressione conflitto di interessi. Dico subito che bisognerebbe cambiarle il nome, bisognerebbe chiamarla Pippo, Giuseppe, Giovanni. Come ci viene in mente l'importante è riaccendere l'attenzione delle persone intorno a questo concetto che è diventato noiosissimo e. Impronunciabile, chi è di sinistra non ne può più sentir parlare perché i suoi rappresentanti tradendo il mandato popolare non lo hanno mai risolto per legge, anzi lo hanno moltiplicato creandosi i propri conflitti di interessi. Vedi caso Unipol, nel centrodestra appena uno sente parlare di conflitto di interessi dice ecco è arrivato un comunista che ce l'ha con Berlusconi come se il conflitto di interessi fosse soltanto il conflitto di interessi delle televisioni di Berlusconi, che è il più grosso ma non è l'unico. E quindi anche il conflitto di interessi che riguarda proprio le dimensioni del campo, dove poi destra e sinistra devono giocare la partita, cioè riguarda le regole, è diventato oggetto di lotta politica, una specie di guerra per bande. Per cui è un po' come quando uno parla di giustizia e dice: Ah, ecco, questo è di sinistra. In realtà, parlare di giustizia non è né di destra né di sinistra, sono questioni prepolitiche che attengono alle regole. Quindi cambiargli il nome per ridargli sostanza, per ridargli senso. Se ci fosse un'opposizione in Italia, e purtroppo non ce l'abbiamo appunto, salvo Di Pietro e pochissimi altri, avrebbe un'autostrada di fronte a sé in questi giorni perché tutto quello che ha iniziato a fare il governo Berlusconi rientra sotto il capitolo conflitto di interessi e la gente lo capirebbe benissimo facilmente spiegandogli alcune cose perché eh, tutti i provvedimenti che vengono presi in materia di sicurezza, di legalità e di giustizia sono frenati dal fatto che Berlusconi non può far funzionare la giustizia e quindi non può dare sicurezza ai cittadini perché come è noto se la giustizia funzionasse lui sarebbe rovinato. Quindi continua a far finta di far funzionare la giustizia, in realtà non lo può fare, continua a sfasciarla se l'opposizione esistesse e fosse capace di parlare ai cittadini, soprattutto ai cittadini che hanno votato per Berlusconi, potrebbe far loro capire, ecco vedete, volevate sicurezza, avevate ragione, avete scelto le persone sbagliate. Poi magari erano sbagliate anche le altre, ma comunque più sbagliate di queste era difficile. Si potrebbe fare un piccolo riassunto per incominciare a raccontare questo conflitto di interessi, o meglio chiamiamolo Pippo. C'era una volta un signore che nel 1994 aveva le sue aziende sotto inchiesta, come tutte le grandi aziende italiane, soltanto che le altre aziende italiane rassegnate al fatto che avendo pagato tangenti dovevano comunque renderne conto, andavano dai magistrati, confessavano, patteggiavano, restituivano, cercavano di sistemare le loro cose senza strappi. Una di queste aziende aveva un proprietario il quale non ci voleva stare a fare una sua confessione. Perché non ci voleva stare? Perché avrebbe dovuto confessare troppo, più delle altre. Non solo le tangenti ai partiti, eccetera, avrebbe dovuto confessare anche rapporti con la mafia e corruzione di giudici. Corruzione di giudici per comprare sentenze che dessero ragione a lui che aveva torto e torto alle controparti che avevano ragione. Stiamo parlando di reati talmente gravi che era impossibile confessare e rimanere sul mercato, persino in un mercato baccato come quello del capitalismo italiano. Quindi optò per la seconda soluzione. Salvarsi dai processi entrando in politica, infatti disse a Montanelli, a Biaggi: entro in politica per non finire in galera e non fallire per debiti, devo dire che. Ha mantenuto entrambe le promesse, questo è il vero contratto con gli italiani e questo è stato rigorosamente mantenuto. Infatti 15 anni dopo lui non è ancora andato in galera e non è ancora fallito per debiti, anzi i debiti li ha scaricati sul mercato cosiddetto quotando in borsa le sue aziende e nel frattempo ha fatto un sacco di soldi grazie a una serie di leggi innumerevole. Ma il conflitto di interessi era appunto quello che all'inizio era chiaro, può una persona che ha le aziende sotto inchiesta andare in politica e sfasciare la giustizia per evitare che le sue aziende, oltre che sotto inchiesta, finiscano anche condannate? Nel 1994 sembrava impossibile, oggi è cronaca quotidiana, oggi si dà per scontato che certo eh, sta lì. Eh, di che cosa dovrebbe occuparsi se non delle sue aziende e degli affari suoi, mica dei nostri, no? Ci sono molte persone che lo danno per scontato senza rendersi conto che loro non fanno parte di quelle aziende e quindi apparterrebbero a quelli che hanno interessi opposti, è appunto il conflitto di interessi. O oh, Pippo, nel 1994 capitò subito un incidente, c'erano un paio di indagini sul suo fratello, gliela arrestarono, il fratello Paolo, quello che va sempre in carcere posto suo e il fratello confessò dicendo che aveva fatto tutto lui per certe tangenti della Cariplo, poi Berlusconi vinse le elezioni e venne fuori un Maggiore della Guardia di Finanza che raccontò che il suo capo pattuglia gli aveva offerto un pezzo di una tangente che aveva appena incassato da una società della Fininvest e lui, giovane e integerrimo o forse solo inesperto, rifiutò quel pezzo di tangente e andò a denunciare il suo capo ai superiori e a Di Pietro. Nacque l'indagine sulla corruzione della Guardia di Finanza, si scoprì che molte verifiche fiscali erano addomesticate da tangenti, furono arrestati un centinaio di ufficiali e sotto della Guardia di Finanza e coinvolti 500 grandi, piccole e medie aziende soltanto a Milano. Una di queste 500, anzi tre di queste 500 erano tre società della Fininvest. Le altre Confessarono e patteggiarono. Le tre della Fininvest non potevano, perché? Perché il loro proprietario era presidente del Consiglio. E allora il Presidente del Consiglio cominciò a lavorare, dato che gli stavano per arrestare il solito fratello e il pagatore, il dirigente pagatore della Fininvest Salvatore Sciascia, lui decise di fare un decreto, il decreto Biondi, per impedire ai giudici di arrestare le persone per i reati di corruzione e di tangentopoli. Il pull di Milano si dimise pubblicamente dalle indagini su Tangentopoli perché disse potremmo arrestare ancora i ladri di Polli, ma non più i ladri di Stato, è ingiusto, è una cosa che ripugna alla nostra coscienza e al nostro senso di equità, fortunatamente la Lega e AN non ridotte ancora a protesi abadanti del Cavaliere lo costrinsero a ritornare indietro rispetto a quel decreto che fu ritirato, infatti suo fratello finì in galera, finì in galera anche Sciascia, confessarono anche colpe che non erano loro, tant'è che poi il fratello fu assolto. Perché si disse che l'autorizzazione non l'aveva data lui a pagare la Guardia di Finanza, ma l'aveva data il fratello maggiore. Cadde il primo governo. Arrivò il centrosinistra che per cinque anni fece tutto ciò che Berlusconi chiedeva in materia di giustizia. Prodi aveva un ottimo programma elettorale scritto dal ministro Flick: giustizia più efficiente, leggi anticorruzione, antimafia, eccetera. Non gliene fecero passare una. In Parlamento DS e Popolari eh, si misero, PDS si chiamava all'epoca i Popolari, D'Alema e Marini si misero d'accordo con Berlusconi e approvarono tutte le leggi che erano previste nel programma di Previti, che però aveva perso le elezioni, pazienza. Leggi che mandavano in prescrizione i processi, che buttavano via le prove, che costringevano i giudici a rifare i processi da capo, cambiando le regole in corso della partita. Leggi contro i pentiti, leggi contro i testimoni, leggi contro i poteri dei magistrati, leggi che hanno sfasciato per cinque anni la giustizia rallentandola ulteriormente e producendo migliaia di nuove prescrizioni. Erano le famose leggi ad personas, nel senso che all'epoca ce n'erano centinaia di personas da salvare, erano tutti gli imputati di Tangentopoli che stavano per essere condannati. Nel frattempo si fece la bicamerale, un'idea geniale di Massimo D'Alema, per mettere proprio nella Costituzione che i giudici devono essere meno indipendenti e meno autonomi dalla politica e aggiunse infatti tutta una serie grazie alle bozze boato di interferenze del potere politico dentro la magistratura. Poi alla fine della legislatura Berlusconi gli fece pure saltare la bicamerale perché, perché dargli la soddisfazione di firmare una legge costituzionale quando tanto ormai aveva ottenuto in Parlamento tutto quello che voleva, non gli avevano nemmeno fatto la legge contro il. Conflitto di interessi, nemmeno la legge antitrust sulle televisioni, e quindi all'ultimo momento fece saltare il banco e lasciò D'Alema con il cerino. Perché lui è così: i capi dell'opposizione li attira come la mantide religiosa, li attira, ci fa una scopatina e poi se li mangia. Ha fatto così con D'Alema negli anni 90, adesso sta facendo la stessa cosa con Veltroni, che praticamente è già stato mangiato e digerito. Dopo quei cinque anni di disastro del centro-sinistra sui temi della giustizia, perché poi Prodi sull'economia aveva fatto bene, aveva portato anche l'Italia in Europa, infatti l'hanno subito mandato via per sostituirlo con D'Alema e poi con Amato, Berlusconi aveva di nuovo la vittoria in pugno e fu la legislatura dei cinque anni famosi durante i quali non ha avuto tempo di fare altro se non leggi in materia di suoi processi. È il trionfo del conflitto di interessi. Esattamente come nella legislatura precedente, solo che in quella precedente era il centro-sinistra che gli faceva i favori, stavolta era lui che se li faceva da solo. Eh, fu una legislatura nella quale, a parte la legge antifumo e la legge sulla patente a punti, credo che il grosso delle leggi riguardassero i processi e le televisioni del Cavaliere. Ma era difficile far capire alla gente che quelle leggi erano un danno per tutti i cittadini, perché erano talmente ritagliate sul suo caso che soltanto alcune andavano a danno anche degli altri. Quindi in quel periodo era più difficile far capire il conflitto di interessi, passò la legge sul falso in bilancio, di fatto depenalizzato, la legge sulle rogatorie, che dovevano essere cestinate tutte quante perché mancava il timbro, il numero, la cosa. Poi in realtà per fortuna era scritta coi piedi, quella legge contravveniva tutte le prassi e i trattati internazionali e quindi fu di fatto disapplicata dai tribunali, nessun tribunale. Tribunale l'ha mai applicata, quindi non funzionò. Passò la legge. Che doveva sposta, facilitare lo spostamento dei processi, la, la legge Cirami, ma anche quella non bastò perché poi bisognava dimostrare che tutto il Tribunale di Milano, 300 giudici, era infestato di toghe rosse, dato che lì, tra l'altro, a Berlusconi hanno sempre prescritto eh, o in qualche piccolo caso assolto per insufficienza di prove, proprio tutto si poteva dire tranne che i giudici milanesi fossero prevenuti, anzi, forse sono prevenuti all'incontrario, a suo favore. E quindi il processo rimase a Milano e non andò a Brescia, allora lui. Si inventò il lodo maccanico Schifani, che ovviamente, essendo opera eh, materiale di Schifani, era anche quello scritto coi piedi, era di Schifani. E quindi eh, fu immediatamente fulminato dalla Corte Costituzionale. Quindi il processo restò sospeso sei mesi, poi ripreso. Eh, fu lì che venne varata una legge devastante. Non solo per i processi a Berlusconi, che uno potrebbe dire ma a me non me ne importa perché sono amico suo, no, anche per i processi a carico degli altri delinquenti. Furono di fatto dimezzati i tempi della prescrizione. Per cui mentre il Parlamento continuava ad allungare i tempi dei processi, la prescrizione che di solito deve essere commisurata ai tempi del processo perché? Perché se no scatta prima che arrivi la sentenza, bene. La prescrizione fu immediatamente dimezzata. Processi lunghi, prescrizione breve. Risultato. Tutte le sentenze di condanna si traducono in sentenze di prescrizione e abbiamo pure gente impunita che se ne va in giro a dire: Mi hanno assolto perché ero innocente, sono una vittima di errori giudiziari, voglio il risarcimento. In realtà erano dei prescritti fottuti, cioè degli, degli impuniti, della gente che l'ha fatta franca facendosi una legge. È la legge ex Cirielli, talmente indecente che Cirielli, che era un senatore di Alleanza Nazionale, quando ha visto come gliel'avevano snaturata con gli emendamenti, salva Berlusconi e salva. Previti rifiutò di prestarle il nome, per cui ritirò la firma e non si trovò nessun altro che volesse chiamarla col suo nome. La dovete chiamare ex Cirielli, alla memoria. Quella, disse il ministro Castelli, avrebbe prodotto. Decine di migliaia di prescrizioni in più rispetto all'anno prima, e infatti da allora si prescrive quasi tutto. I tribunali sono ormai degli uffici dove entrano vagonate di carta ed escono vagonate di carta senza che succeda niente, È un po' come la macchina per tritare l'acqua. Quella legge passò. Berlusconi e Previti ottennero ovviamente dei benefici anche perché in quella legge c'era scritto che chi ha più di 70 anni non finisce più in carcere a parte Provenzano e i mafiosi. E infatti Previti fu di lì a poco condannato e avendo compiuto i 70 anni... Beneficiò di questa specie di regalo di compleanno che gli avevano fatto e non entrò più in galera andando agli arresti domiciliari. E poi gli fecero un altro regalo che arriva fra un minuto. Ma intanto la legislatura si concluse con la legge Pecorella perché, perché ormai a Berlusconi era rimasto soltanto il processo in appello della SME, Ariosto. E allora, dato che era preoccupato, aveva lì l'avvocato in, in, in Parlamento, Pecorella, che non faceva niente, gli ha fatto una legge che proponeva da tempo, fra l'altro, per abolire i processi d'appello. Non tutti però, soltanto quando uno viene assolto o prescritto in primo grado il PM non può più fare appello. Se invece uno viene condannato in primo grado l'appello lo può fare ad libitum, non hai vinto, ritenta sarai più fortunato la prossima volta, perché la giustizia serve ovviamente per garantire assoluzioni e prescrizioni, non per garantire la condanna dei colpevoli nella loro ottica, conflitto di interessi, Pippo. Anche quella legge faceva schifo, Ciampi la rimandò indietro, loro la rifecero uguale. Non ebbero il tempo materiale perché stava finendo la legislatura. Hanno prorogato la legislatura di un mese per fare la legge che aboliva il processo d'appello a Berlusconi. Dopodiché, la Corte Costituzionale ha fatto giustizia e ha cestinato anche la legge Pecorella. Finita la legislatura, Berlusconi naturalmente ha perso le elezioni perché, perché si era fatto i cazzi suoi per cinque anni. E qualcuno che non aveva proprio gli occhi foderati lo si è ancora trovato alle urne e quindi ha perso le elezioni, seppure di poco. Dopodiché è arrivato il centro sinistra e che cosa ha fatto? Ha continuato a fare esattamente quello che faceva nel passato, a dargliele tutte vinte e a occuparsi degli affari suoi, del capo dell'opposizione, invece di occuparsi degli affari nostri. E quindi c'era subito un problema. Previti condannato a sette anni e mezzo, ne aveva già scontato uno e qualcosa. Eh, con la legge ex Cirielli lo presero dal carcere e lo mandarono agli arresti domiciliari, doveva rimanere lì almeno tre anni su sei rimasti. Che cosa hanno fatto? I tre anni di domiciliari glieli hanno abbonati con l'indulto. Potevano fare un indulto di un anno, sarebbe stato giusto, alleviava un po' il sovraffollamento delle carceri, liberava 10-15.000 detenuti, teneva dentro i criminali grossi. E soprattutto era un piccolo sconto di pena, un anno. Bene, l'hanno fatto di tre anni, mandando fuori 40, forse 50.000 criminali in pochi mesi, compresi quelli che erano in custodia cautelare, perché? Perché ne dovevano salvare uno, Previti. Naturalmente in quel momento il centro sinistra ha cominciato a colare a picco e non si è più rialzato. E io ricordo quando io sull'unità, Beppe Grillo sul blog, Flores d'Arcais, l'unità di Furio Colombo e di Padellaro, che continuavano a dire: Non fatelo, non fatelo, non fatelo, questo indulto è un disastro, non fatelo così, fatelo più leggero, non salvate Previti, guardate che gli effetti saranno devastanti. Ci siamo presi insulti, forcaioli, giustizialisti, mascalzoni. Il risultato finale. Chi ha fatto quell'indulto, seguito poi dalla legge Mastella liberticida per la libertà di informazione, per fortuna passata solo alla Camera, è stato punito alle urne ed è ritornato Berlusconi, che naturalmente che cosa doveva fare? Le riforme istituzionali, il dialogo per un nuovo Stato, per una nuova repubblica. Questo se lo può raccontare la sera andando a dormire Veltroni da solo, insieme alla Finocchiaro e a quei pochi altri gonzi che avevano creduto al dialogo col Cavaliere ormai trasformato in uno statista. Naturalmente il cavaliere che problemi aveva? Aveva i soliti problemi. L'Europa e la Corte Costituzionale italiana e forse presto anche il Consiglio di Stato che gli dicono di cedere le frequenze a chi ne ha diritto e mandare rete 4 sul satellite o venderla. E quindi, primo provvedimento, salva rete 4. Secondo problema, un processo che sta arrivando a sentenza entro l'estate, il processo Mills. Guardate, non è un processo che nasce dalla perfidia delle toghe rosse, quello è un processo che nasce dal fatto che un giorno l'avvocato Mills, già consulente della Fininvest per la finanza estera inglese, scrive una lettera al suo commercialista Bob Drennan e gli dice guarda che Mr. B., che sarebbe il nostro presidente del Consiglio, mi ha fatto avere in Svizzera da un suo dirigente, tale Bernasconi, che poi è morto, 600 mila dollari. Me li ha fatti avere in nero perché quelli sono un regalo in cambio delle mie due testimonianze reticenti davanti al Tribunale di Milano. Quando sono stato chiamato a testimoniare contro di lui, su di lui, nel processo per le mazzette della Guardia di finanza e nel processo per i fondi neri di Oliberian, io non è che proprio ho mentito, però ho fatto lo slalom, ho fatto lo zigzag, non ho detto tutto quello che sapevo e l'ho tenuto fuori, dice testualmente eh, Mils, al suo commercialista, da un mare di guai. Questo in Italia, ma anche in Inghilterra, si chiama falsa testimonianza, perché ha giurato di dire tutta la verità, e se uno in cambio di una falsa testimonianza poi prende dei soldi, questa si chiama corruzione giudiziaria del testimone, perché se corrompi un testimone che deve parlare di te, o lo ricompensi dopo che non ha parlato di te, Vuol dire che tu ti sei comprato il processo, cioè hai fatto in modo che un colpevole venisse assolto mentre era colpevole e meritava una condanna. Quindi perché noi sappiamo di questa lettera? In fondo è una lettera privata di un cliente al suo commercialista. Direbbe un italiano nella mentalità italiana, attenzione, qui siamo a Londra. A Londra il commercialista Drennan tenuto a regole di comportamento etico strettissime. Con un codice deontologico severissimo, letta quella lettera dice: Qui c'è puzza di mazzette, qui c'è puzza di evasione fiscale. Che cosa fa? Copre il suo cliente, ma manco per sogno, lo denuncia al fisco inglese. Pensate, il commercialista di Mills, pagato da Mills, denuncia Mills al fisco inglese. Parte l'indagine e le carte vengono trasmesse ai magistrati di Milano per i reati commessi da quello che gli ha dati i soldi, secondo Mills, e cioè Mr. B. Abbiamo dunque la confessione di un consulente della Fininvest, di un ex consulente della Fininvest, è questo che innesca il processo, non le toghe rosse, eccetera. Naturalmente, poi Mills, quando scopre che gli hanno trovato la lettera, si precipita a Milano: prima dice che è vera, poi la smentisce, poi ritratta, poi ritratta la ritrattazione, ma insomma fa fede quello che hai scritto quando non pensavi che nessuno ti leggesse, a parte il tuo commercialista. Su questo si basa il processo Mills. E alla vigilia della sentenza Berlusconi teme, sapendo ovviamente di avere fatto quello che ha fatto, una condanna. Non perché il giudice è rosso, ma perché c'è la lettera di Miz che lo incastra oltre al versamento. E quindi che cosa fa? Ancora una volta è costretto a difendersi per legge, anziché nel processo, cioè in aula, lui si difende dal processo, stando in un'altra aula, quella del Parlamento, dove ha scritto una lettera al suo riportino Schifani. Per farsi, per farsi benedire, soprattutto per ottenere corsie di emergenza, per una legge che è spettacolare. È la legge blocca processi. Pensate che cosa si sono inventati. Dice noi blocchiamo tutti quei processi per fatti commessi fino al giugno del 2002 che si trovino nella fase o dell'udienza preliminare o del processo di primo grado. Naturalmente il processo Mills riguarda fatti commessi entro e non oltre il giugno del 2002 ed è nella fase del dibattimento di primo grado. E li blocchiamo per un anno. Così mandiamo avanti gli altri, pensate che generosità, LK ha fatto una vignetta bellissima, dice Berlusconi è altruista, rinuncia volentieri ai suoi processi a vantaggio di quelli altrui, è un samaritano praticamente. Quelli altrui andranno avanti, i suoi resteranno bloccati, ma insieme ai suoi resteranno bloccati tutti quelli come i suoi. E adesso qualcuno dirà, vabbè saranno le solite 4-5 questioni finanziarie di cui siete fissati voi giustizialisti, no. Vengono sospesi obbligatoriamente i processi per sequestro di persona, estorsione, rapina, furto in appartamento, furto con strappo. Associazione per delinquere, stupro e violenza sessuale, aborto clandestino, bancarotta fraudolenta, sfruttamento della prostituzione, frodi fiscali, usura, violenza privata, falsificazione di documenti pubblici, detenzione di documenti falsi per l'espatrio, corruzione, corruzione giudiziaria, eh, quella di Mills, abuso d'ufficio, peculato, rivelazione di segreti d'ufficio, intercettazioni illecite, reati informatici, ricettazione, vendita di prodotti con marchi contraffatti, detenzione di materiale pedopornografico, porto e detenzione abusiva di armi anche clandestine, immigrazione clandestina, pensate, dopo tutte le menate che fanno con la storia dell'immigrazione clandestina, adesso gli sospendono i processi, calunnia, omicidio colposo per colpa medica, tutti gli errori dei medici, omicidio colposo per norme sulla circolazione stradale vietata, tutti quelli che stendono la gente per la strada ubriachi, bene, quelli non li si processa, truffa alla comunità europea, maltrattamenti in famiglia, incendi, e incendio boschivo, molestie, traffico di rifiuti, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi, circonvenzione di incapaci. Tutti questi, essendo puniti con pene inferiori a 10 anni, vengono sospesi. Per sospenderne uno, l'Associazione Magistrati ha calcolato che ne sospende circa 100.000. Esempio. Perché poi c'è anche un aspetto psichiatrico in questa legge. Uno straniero irregolare violenta una studentessa alla fermata del tram. Secondo esempio, un giovane studente cede una canna di hashish a un coetaneo. Quale processo viene sospeso e quale invece si fa subito? Si fa subito quello allo studente che ha ceduto la canna, mentre quello allo straniero irregolare che ha violentato la studentessa è rinviato a data da destinarsi. Due zingarelle rapiscono un bambino. Oppure, due zingarelle rubano un pezzo di formaggio in un supermercato e uscendo urtano la guardia giurata. Quale processo si fa per primo? Naturalmente quella alle due zingarelle che rubano il formaggio, non a quelle che rapiscono il bambino. Risposta numero 3. Un chirurgo in un'operazione fa un grave errore e provoca la morte di un bimbo. Un giovane... Ruba un telefono cellulare a un coetaneo e lo minaccia con un coltellino. Quale processo si fa prima? Si fa prima quello del furto del cellulare, non quello dell'errore medico. Esempio numero 4. Un assessore becca una tangente per truccare appalti. Secondo esempio. Suo figlio... Compra un motorino rubato e poi ci cambia la targa. Indovinate quale processo viene sospeso? Naturalmente quello per la tangente, invece quello per il motorino si fa subito. Infine uno straniero ubriaco al volante di un'auto rubata investe tre pedoni sulle strisce. Oppure, due parcheggiatori abusivi chiedono un euro a un automobilista e minacciano di rigargli la macchina se non glielo dà. Quale processo si fa per prima? Quello al posteggiatore abusivo, quello allo straniero ubriaco che ha steso le tre persone sulle strisce? No. Questi sono tutti esempi che ha fatto l'associazione magistrati in uno studio sugli effetti di questa legge. Una legge che oltretutto non sospende i processi solo per un anno, dice di sospenderli per un anno, poi in realtà bisognerà rimetterli a ruolo. La prescrizione si blocca per un anno, dopodiché tutti i tempi morti, anni e anni, che, che eh, richiederanno ai tribunali per rimetterli nel ruolo, farà sì che tutti questi processi sospesi per un anno in realtà riposeranno in pace e finiranno tutti in prescrizione, compreso quello a Berlusconi. È quello che vi dicevo prima. È facilissimo con, una, con questi esempi far vedere come per bloccare il processo MILS si bloccano un terzo praticamente ehm, dei, dei, dei processi che poi realmente si fanno, un quarto, un quinto, ma insomma stiamo parlando di una quota enorme che. Tutte le vittime che erano lì, che aspettavano finalmente di avere giustizia in quei processi, gli si dice chi si è visto e si è visto perché Berlusconi esce e quindi escono anche tutti quelli come lui. Il conflitto di interessi è immediatamente chiaro, lo si capisce benissimo. Il nostro interesse è che quei processi si facciano, il suo ovviamente è che quelli non si facciano perché così non si fa nemmeno il suo che non arriva a sentenza e lui lo sa come sarà la sentenza. Prossima settimana vedremo tanto la stanno scrivendo, che, che, quali conseguenze provocherà e quali balle ci stanno raccontando a proposito del Lodo Schifani bis, il Lodo Schifani bis stanno preparandolo, stanno decidendo quali alte cariche inserire, perché 5 sembravano poche, quindi pare che adesso ne vogliano mettere 19, forse anche il Presidente dell'Arcicaccia, dell chi lo sa, l'esercito della salvezza, insomma ci sono varie istituzioni da, da, da immunizzare e probabilmente eh, da quando si è messo il Panama in testa come al capone e ha chiesto a un vescovo di fargli fare la comunione anche se è divorziato è molto probabile che nell'odo schifani bis ci sia anche il diritto di fare la comunione almeno per i divorziati che hanno il nome che comincia per S, il cognome che finisce per B e la testa bitumata. Grazie e passate parola. Ciao a tutti, oggi siamo in trasferta a Milano perché stiamo finendo un libro sulle leggi vergogne sul regime che ci si sta apparecchiando davanti e quindi vi invito tutti quanti a seguire sul blog di Beppe, sul blog di Micromega, sul blog Voglio Scendere, gli aggiornamenti e le novità sulla grande manifestazione che si terrà a Roma. Le adesioni sono talmente tante che è stata spostata da Piazza del Pante a una Piazza Navona 8 luglio ore 18, tutti a Roma. Detto questo parliamo di una delle ragioni fondamentali per le, cui, per le quali ehm, è non solo giusto e opportuno, ma doveroso scendere in piazza per far sentire la propria voce ed è il cosiddetto lodo alfano o lodo schifani bis o comunque lodo berlusconi, insomma non si sbaglia mai. È un lodo che potrebbe essere chiamato il lodo orwell, il lodo fattoria degli animali. Ricordate forse che nella fattoria degli animali c'era una specie di animali più uguali degli altri, erano i maiali. Noi abbiamo quando, se e quando sarà sulla gazzetta ufficiale il Lodo Alfano, Schifani bis Berlusconi, avremo quattro cittadini italiani che saranno più uguali degli altri. E saranno il Presidente della Repubblica, che peraltro non l'ha mai chiesto, il Presidente della Camera, che peraltro non l'ha mai chiesto, il Presidente del Senato, che non si sa bene se l'abbia chiesto o meno, ma insomma è lo stesso che aveva dato il nome al lodo numero uno, Schifani, e poi soprattutto abbiamo quello che lo chiede da secoli, e cioè il Presidente del Consiglio Berlusconi, il quale ha tanti processi quanti ne bastano per tutte le alte cariche dello Stato, cioè quattro. Non vuole essere processato, sono fatti suoi, si doveva pensare prima quando si è candidato da imputato, se uno si candida da imputato è ovvio che quando viene eletto poi rischia che arrivi la sentenza e una volta su due può essere una condanna. Dice ma mi hanno votato, sappiamo che ti hanno votato, ti hanno votato sapendo che tu ti saresti fatto processare, altrimenti bisognava dire in campagna elettorale. Votatemi perché così non mi processerà più nessuno. Votatemi perché io la intenderò come una soluzione in realtà. Votare uno vuol dire vai a governare e occupati dei nostri problemi, non vuol dire vai a governare e occupati dei cazzi tuoi. Così invece lui la interpreta, ma all'insaputa degli elettori anche dei suoi. Il lodo dunque è la riedizione riveduta e corretta o corrotta del lodo schifani del 2003. Schifani in realtà Schifani Maccanico perché la sinistra aveva prestato un consulente al centrodestra Antonio Maccanico che è sempre a disposizione quando si tratta di fare favori a Berlusconi, il quale aveva escogitato questa formula per la quale le cinque alte cariche dello Stato all'epoca c'era anche il presidente della Corte Costituzionale che non ne aveva bisogno. Non rispondono dei loro delitti né quelli legati alla funzione, né quelli estranei alla funzione, né quelli commessi durante il mandato, né quelli commessi prima del mandato, fino al termine del mandato, diceva il lodo maccanico Schifani. Se uno poi cambia funzione passando dall'una all'altra di quelle cinque poltrone senza mai mettere piede per terra, praticamente rimane invulnerabile fino a quando non tocca terra. E quindi se uno passa dalla Presidenza del Consiglio alla Presidenza della Camera, dalla Presidenza della Camera alla Presidenza del Senato, dalla Presidenza del Senato alla Presidenza della Corte Costituzionale, dalla Presidenza della Corte Costituzionale alla Presidenza della Repubblica, praticamente ha una trentina d'anni di immunità e se ne ha già 70, eh, diciamo che arriva a oltre i 100. Quel lodo durò sei mesi, servì a Berlusconi per sospendere i suoi processi durante i sei mesi della presidenza italiana dell'Unione Europea, ricordate quel meraviglioso semestre aperto da Berlusconi con il discorso del Capò, dove esordì proprio al Parlamento europeo, presentò il suo biglietto da visita dando del nazista a un socialdemocratico tedesco che è notoriamente antifascista, a differenza di Berlusconi, che invece è alleato con tutti i fascisti e i nazisti che ci sono per le strade. Passati sei mesi, intervenne la Corte Costituzionale e fulminò. Il lodo maccanico Schifani, in quanto violava una serie di articoli della Costituzione. Ciampi non se n'era accorto, infatti lo aveva firmato e fece una brutta figura ed espose a una figuraccia anche l'istituzione che rappresentava la Presidenza della Repubblica, che dovrebbe essere garante della nazione. Ora la situazione rischia di ripetersi tale e quale con Napolitano se Napolitano firmerà questo lodo, che secondo tutti i giuristi e costituzionalisti è incostituzionale e quindi. È ad alto rischio di una nuova bocciatura della consulta. Se il capo dello Stato lo firma e la consulta lo smentisce, non è una bella figura per il capo dello Stato. Speriamo che cominci a non firmare qualcosa. Perché non è legittimo questo lodo? Ma intanto perché c'è un problema sul quale non c'è molto da discutere: o è così o è così. È l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana che recita tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di razza, religione, eh? condizione di vita personale e sociale, cioè non importa quello che fai, il mestiere che fai, la carica che ricopri davanti alla legge sei uguale a tutti gli altri, questo dice l'articolo 3 della Costituzione. Il lodo cosa fa? Non tocca l'articolo 3. Anzi, non tocca nemmeno la Costituzione, è una legge ordinaria, scritta dal Consiglio dei Ministri, cioè scritta da Berlusconi e dai suoi avvocati ovviamente, fatta firmare dal Ministro Alfano, che firma tutto e che ci mette anche la faccia, tanto l'avete vista la faccia che ha, una legge ordinaria che pretende di derogare a principi della Costituzione. Per giunta ispirata a una legge ordinaria anche quella già bocciata dalla Corte Costituzionale. Voi vi rendete conto che siamo completamente fuori da qualunque ambito. Se vuoi modificare la Costituzione segui la Costituzione che ti insegna che cosa devi fare per modificare la Costituzione. L'articolo 138 dice che ci vuole la maggioranza dei due terzi del Parlamento. Altrimenti i cittadini, prima che vada in vigore la riforma costituzionale, devono essere chiamati al referendum confermativo, non c'è il quorum, e quindi se anche andiamo a votare in tre e due votano no, la legge costituzionale che non ha avuto i due terzi del Parlamento non passa, a meno che appunto non si abbia una maggioranza talmente ampia, i due terzi del Parlamento, nel qual caso i cittadini non vengono chiamati ad approvarla, è quello che è successo per la legge sul federalismo, la devolution di Bossi che abbiamo bocciato due anni fa nel referendum confermativo e che non è mai entrata in vigore. Se non c'è questa ampia maggioranza, il Parlamento deve fare comunque doppia lettura, Camera Senato, Camera Senato, ma si va al referendum confermativo. Questi non la vogliono fare. Forse nemmeno il Partito Democratico, pur ridotto come lo vediamo, sarebbe disponibile a dare i suoi voti al lodo. Magari avrebbero molta voglia di farla alcuni, una porcata del genere, ma hanno paura dei loro elettori, o almeno quelli che gli sono rimasti, temendo che vadano tutti con di Pietro, cosa che già sta avvenendo in parte. Quindi, i due terzi in Parlamento non li ottengono per il lodo, per una legge costituzionale, allora fanno una legge ordinaria. Presentata al Consiglio dei Ministri e poi approvata probabilmente entro, entro luglio-agosto oppure i primi di settembre, tanto non c'è fretta perché il processo più prossimo alla conclusione, cioè il processo MILS, lo hanno sospeso con la legge blocca processi, quindi per un anno non si parlerà della sentenza. E intanto loro fanno il lodo con legge ordinaria per modificare dei principi della Costituzione. Questa è la principale ragione per cui questo lodo è incostituzionale. Quattro persone dichiarate più uguali degli altri con una legge ordinaria a maggioranza semplice. Ma poi non c'è solo questo perché questi analfabeti dicono ah ma noi questa volta l'abbiamo fatto il lodo rispettando quello che la Corte Costituzionale ha detto bocciando l'altro. Non l'hanno letta forse la sentenza del 2004 della Corte Costituzionale perché dice esattamente il contrario di quello che dicono loro nel nuovo lodo. Quali sono le differenze tra il lodo Alfano di oggi e il lodo Schifani del 2003? Pochissime. La prima è che appunto sospende tutti i processi e le indagini a carico di quattro alte cariche anziché cinque. Capo dello Stato, capo del Governo, Presidenti di Camera e Senato. Secondo, e questa è la differenza più importante, non è reiterabile per due legislature, vale solo per una legislatura. All'interno di una legislatura, se cade il governo e tu rifai il Presidente del Consiglio, mantieni l'immunità anche due volte, ma sempre all'interno della legislatura. Se nella legislatura muore il Presidente della Repubblica o sta male o si dimette o succede qualcosa e il Presidente del Consiglio diventa Presidente della Repubblica, mantiene, si porta dietro. La immunità, anche se la carica è diversa, perché tutto avviene nella legislatura. Nella prossima, invece, se Berlusconi dovesse pensare di diventare presidente della Repubblica nella prossima legislatura, beh, lì secondo questo lodo lui non potrebbe essere impunito. Ma naturalmente, che cosa farebbe? Se diventa presidente della Repubblica, è perché la maggioranza del Parlamento è sempre la sua. Ma se la maggioranza del Parlamento è sempre la sua fa un emendamento all'odo e gli proroga l'immunità per tutta la durata della carica. Cambiano le regole in corso d'opera, sarebbe mica la prima volta. In ogni caso ora come ora non lo potrebbe fare e questo è l'unico aspetto positivo. Per il resto non vengono rispettate nessuna delle, delle, delle condizioni che aveva posto la Corte Costituzionale, perché aveva detto intanto che non si può fare un fritto misto di cariche mettendole tutte nell'immunità. Il Presidente della Repubblica è una carica monocratica che rappresenta tutta la nazione, i Presidenti delle Camere sono, eh, sono cariche collegiali, nel senso che rappresentano un'Assemblea, il Presidente del Consiglio rappresenta un Consiglio dei Ministri. Che differenza c'è fra il Presidente del Consiglio e gli altri ministri? Che differenza c'è fra il Presidente della Camera e gli altri deputati? Che differenza c'è fra il Presidente del Senato e gli altri senatori? Allora tanto varrebbe avere il coraggio, ma non ce l'hanno perché hanno paura della furia popolare contro la casta: di ripristinare l'autorizzazione a procedere per tutto il Parlamento. Si prendono la responsabilità di dire noi prendiamo mille persone, le mettiamo lì dentro, possono fare quello che vogliono e anche se ammazzano la suocera non gli succede niente. Non hanno il coraggio di farlo perché, perché Berlusconi la vuole per sé l'immunità e ci mette altre tre cariche per confondere un po' le idee. Sarebbe molto meno incostituzionale ripristinare l'articolo 68 come pensato dai padri costituenti. Naturalmente i padri costituenti l'articolo 68 che concedeva l'immunità parlamentare non l'avevano concepito per proteggere i potenti dalle conseguenze dei loro reati penali, dei loro delitti comuni. I padri costituenti avevano concepito l'articolo 68 per proteggere eventuali politici di opposizione che facessero scioperi, occupazione delle terre, blocchi stradali, interruzioni di treni per fare delle manifestazioni di protesta, manifestazioni sindacali, manifestazioni contadine, picchettaggi, manifestazioni operaie. In quei casi a uno può scappare una parola di troppo oppure un gesto di troppo, metti che trovi un giudice così legato al potere e al governo che usa queste accuse per reati politici di opinione per colpire un esponente dell'opposizione, ecco che i costituenti temendo una magistratura come ai tempi del fascismo molto collegata con il potere hanno dato questa tutela ai politici delle minoranze per poter esercitare al massimo l'opposizione al potere costituito. Questo era lo spirito dell'autorizzazione a procedere. L'avevano trasformato nel corso degli anni in un salvacondotto, in un'autorizzazione a delinquere, non in un'autorizzazione a procedere. Per cui chi stava in Parlamento poteva rubare, mafiare, fare quello che voleva, truffare, violentare e il Parlamento lo copriva. Per questo fu abolito nel 1993, perché gli stessi politici sputtanati dallo scandalo di Tangentopoli tentavano di recuperare un minimo di credibilità. Spogliandosi di una delle più vergognose i privilegi che, che si erano assunti, abusando di quell'autorizzazione a procedere, che era diventata un'automatica immunità, mentre non era così. Nella Costituzione c'era scritto che solo in caso di una dimostrata persecuzione politica si poteva dire di no, è, è ovvio che la persecuzione politica può riguardare solo reati politici, ideali eh, di opinione, non può certamente riguardare uno che ha messo le mani in tasca a un altro, quella la politica non c'entra niente. Non hanno il coraggio di ripristinare l'articolo 68 perché salverebbe tutta la casta. Vogliono salvare solo Berlusconi. E quindi fanno una legge ordinaria che proprio perché è ordinaria e non è costituzionale diventa incostituzionale in quanto dice il contrario della Costituzione. A meno di non stabilire che fra il lodo maccanico Schifani, Alfano, Berlusconi e la Costituzione... Quella incostituzionale è proprio la Costituzione e prima o poi ce lo racconteranno, per carità, ne stanno dicendo di tutti i colori. Quindi l'unica differenza rispetto all'odo già bocciato è che stavolta dura per una sola legislatura ed è rinunciabile. Nel senso che se io, capo dello Stato, domani vengo accusato da Berlusconi di essere un molestatore sessuale, ne ha dette di tutti i colori, potrebbe aggiungere pure quella, e parte un'indagine e viene bloccata. In base all'odo per tutta la durata del Presidente della Repubblica, e il Presidente della Repubblica potrebbe dire: Ma dato che io non sono un molestatore, io voglio immediatamente essere giudicato e assolto perché? Perché quello si è inventato. E invece prima te lo dovevi prendere per sette anni la sospensione del processo, anche se non volevi. Adesso invece è rinunciabile, tanto Berlusconi non rinuncia. Quindi che costa mettere è rinunciabile? Poi lui non rinuncia. Per il resto non ci sono differenze e ci sono tutte le ragioni per le quali la Corte ha già bocciato una volta il lodo, per esempio. Diceva che il lodo non può essere generale, nel senso che non può sospendere i processi per tutti i reati. Vediamo. La Corte diceva che eh, non si possono sospendere i processi per tutti i reati commessi in qualunque epoca, sia extra funzionali, cioè estranei alle attività politiche e istituzionali, sia funzionali, cioè collegati. Eh, se io ho fatto una legge, se io ho assunto una persona, se io ho assegnato un appalto e mi viene contestato, quello è un... Eh, Possibile delitto funzionale legato alla mia attività politica. Può avere un senso che mentre io ricopro quella funzione politica, per i miei atti politici, io non venga chiamato a rispondere finché non ho finito la carica. Ma se io in passato ho rapinato una banca e si viene a scoprire che ho rapinato una banca quando io sono presidente del Consiglio, eh beh, quello non è funzionale perché non c'entra niente con l'attività politica rapinare le banche. Se io addirittura ho un processo per avere rapinato una banca e dopo il mio rinvio a giudizio per rapina in banca mi candido alla presidenza del Consiglio e divento presidente del Consiglio, questo è ancora più assurdo, perché poi non mi posso meravigliare quando lo sono diventato che il processo vada avanti e che alla fine mi possano condannare per la mia rapina in banca, ma sono fatti miei privati che per giunta conoscevo prima, che c'entra la politica, la funzione, l'istituzione. Questo diceva la Corte e su questo non si fa nessun riferimento. Perché? Perché Berlusconi è stato rinviato a giudizio per corruzione del teste Mills e, per, e, e si è chiesto il suo rinvio a giudizio per corruzione di Saccà prima che diventasse Presidente del Consiglio, non dopo. Quindi non è un agguato che gli capita perché è diventato capo del Governo, è lui che è diventato capo del Governo dopo che era già imputato. Secondo, sono due fatti suoi, privati. Le ragazzine di Rai Fiction, a tutti piacciono le ragazzine naturalmente, saranno fatti suoi purché non le faccia pagare dalla Rai, cioè da noi, con il canone peraltro, ma voglio dire, non c'entrano niente con la funzione di Presidente del Consiglio o di Capo dell'Opposizione, le ragazzine sono fatti privati. Esattamente, come sono fatti i privati gli impicci di Mediesel, con il suo consulente Mills, le false testimonianze, i soldi che sono stati dati a Mills, sono fatti privati precedenti alla carica. E su questo non si fa distinzione, per cui c'è un costituzionalista bravissimo Michele Ainis che dice "Ma qui se il capo dello Stato impazzisce e ammazza la suocera o la moglie, noi non lo possiamo più schiodare di lì per sette anni". Perché il processo non si fa. E nello stesso tempo non c'è nessun modo per mandarlo via di lì, se non se ne va lui spontaneamente. Metti che un presidente della Camera o del Senato con la macchina arrota un pedone sulle strisce. I familiari avranno pure diritto ad avere giustizia. Devono aspettare che finisca la carica. Che legame c'è fra il fatto che uno è presidente del Senato o della Camera e il fatto che ha steso una persona con la macchina perché è un pirata della strada o perché si era distratto o perché aveva bevuto? Dice ma si potranno rivalere le vittime in sede civile, certo ti ammazzano un parente e tu vai dal giudice civile a chiedere qualche euro di danni e il penale non si fa o si farà e quando si farà? L'altro è l'automatismo, nel senso che non c'è un qualcuno che vaglia le accuse e dice per questo caso lo rendiamo immune, per quest'altro caso no, perché non c'entra niente con la politica. È tutto automatico e questo automatismo che non prevede filtri di ammissibilità o meno della richiesta di sospendere, anzi non prevede nemmeno la richiesta di sospendere perché ti sospende i processi senza che nemmeno tu lo chieda, a meno che tu non rinunci, non c'è. E questo filtro invece lo chiedeva la Corte Costituzionale. Ecco un'altra ragione per cui questa... Questa norma è incostituzionale e poi c'è comunque sempre alla fine il diritto delle vittime ad avere giustizia subito, come tutte le altre, non tu sei vittima di Serie B perché hai avuto la sfortuna di subire un reato da un'alta carica o da uno che poi è diventato un'alta carica. Il principio di ragionevole durata del processo l'hanno infilato nella Costituzione all'articolo 111 la ragionevole durata del processo, poi questi già durano un'eternità e tu li allunghi ancora di 5 anni per il capo del governo o i presidenti delle Camere, per 7 anni per il Presidente della Repubblica e quando li fai? Dov'è la ragionevole durata se li rinvii di 5 o di 7 anni? E se la vittima nel frattempo muore? Non le avrei dato giustizia. È ragionevole durata. Infine. Infine l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge anche in qualità di imputati. Se io sono imputato voglio essere giudicato esattamente come l'imputato Presidente del Consiglio. Anzi, per la verità, io pretenderei che il Presidente del Consiglio fosse più controllato e che ci fossero degli strumenti più stringenti, più severi nei suoi confronti, perché lui deve dare il buon esempio, è lui che fa le leggi, non sono io privato Cittadino, invece paradossalmente, Di Pietro gli ha dato del magnaccia, termine tra l'altro tecnicamente ineccepibile. Quando uno gestisce ragazze facendole pagare dalla RAI, tra l'altro, cioè dagli italiani, vogliamo chiamarlo Proseneta, vogliamo chiamarlo Pappone, vogliamo chiamarlo Lenone, vogliamo il vocabolario. C'è una lunga quando Di Pietro tecnicamente corretto, anche se con un termine un po' de della Roma anni 60 ha definito l'attività eh, con quelle che il Cavaliere chiama elegantemente le mie fanciulle, per, di, per distinguerle dalle mie bambine che sono invece le Ministre, eh, le mie fanciulle lo chiama Magnaccia, succede il Filimondo e l'Avvocato Ghedini annuncia che Berlusconi querela Di Pietro, se però Di Pietro vuole querelare Berlusconi, non lo può fare perché? Sì, lo può fare, ma il processo non si fa perché, perché Berlusconi è immune. Quindi c'è addirittura un signore che usa i tribunali per trascinarci gli altri e quando gli altri vogliono trascinarci lui non si può. A me mi ha, ha fatto causa civile Schifani, se io volessi denunciare Schifani non potrò, perché? Perché c'è uno che è immune con uno scudo spaziale che lo avvolge per la durata del suo incarico, che se la prende con me, privato cittadino, che non ho più gli stessi diritti che ha lui nei miei confronti e quindi io non lo posso portare in tribunale penale a rispondere delle infamie che dice in questo atto di citazione nei miei confronti. Ecco, questo è il punto fondamentale. Naturalmente ci stanno raccontando che in tutto il mondo c'è già il lodo schifanim il lodo Alfano, il lodo Berlusconi. Non esiste paese al mondo dove il presidente del Consiglio, primo, ministro, premier, chiamiamolo come vogliamo, abbia l'immunità. L'immunità è prevista per i sovrani, la regina d'Inghilterra, il re di Spagna. L'immunità è prevista per il capo dello Stato in Francia. E non per legge ma per interpretazione riguarda Chirac che era accusato di aver fatto delle assunzioni fittizie al comune di Parigi quando era sindaco ed è stato raggiunto da questo processo quando già era presidente della Repubblica. Si è sospeso e adesso lo processano che è uscito dall'Eliseo. Reato funzionale collegato alla carica che esercitava di Sindaco di Parigi, processo nato dopo l'elezione, se fosse nato prima non l'avrebbero certamente candidato alla Presidenza della Repubblica, ben sapendo che dopo avrebbe potuto essere processato e condannato, quindi stiamo parlando di situazioni completamente diverse, in ogni caso uscirà che il Capo dello Stato e non il Capo del Governo, scusate e non il Primo Ministro. Il primo ministro non è immune in nessuna parte del mondo, anzi in Francia il primo ministro e gli altri ministri non possono essere parlamentari, quindi possono essere pure arrestati, perché non hanno nemmeno l'immunità dall'arresto che hanno invece i parlamentari. Pensate alle balle che raccontano. E ci sono capi di Stato che vengono processati e se ne stanno pure zitti, tipo Clinton che ha subito sette indagini e tre processi, tipo Nixon che ha subito un'indagine e si è dimesso tipo Reagan che ha subito tre indagini, il Presidente della Repubblica di Israele, Kasev, Presidente di una Repubblica che è in guerra da quando è nata, si è dimesso l'anno scorso perché è indagato per molestie sessuali ai danni di alcune dipendenti del, del suo ufficio, di alcune segretarie. E oggi si sta parlando anche delle possibili dimissioni che forse avverranno dopo l'estate del primo ministro Olmert di un paese in guerra come Israele, coinvolto in un caso di fondi illeciti al partito. Ecco lì, per evitare processi e condanne di un'alta carica dello Stato, risolvono il problema alla radice. Se sei imputato non ti candidi. Se vieni imputato dopo che sei stato eletto, ti dimetti. Da noi invece... Se sei stato imputato prima di venire eletto, ti candidi lo stesso. Se vieni imputato dopo che sei stato eletto, abolisci i tuoi processi e poi dici anche che è colpa dei giudici. Come dice sempre quel vecchio detto catalano, ci pisciano addosso e ci raccontano che sta piovendo. Passate parola, ci vediamo l'8 luglio in Piazza Navona a Roma alle ore 18 contro il regime delle leggi vergogna. Buongiorno a tutti, oggi sono in un aeroporto e è tempo di viaggiare, domani bisogna essere tutti a Roma alle ore 18 in piazza Navona per manifestare contro le vergogne che stanno succedendo. Vorrei partire dall'ultima. In Sicilia, quando un cittadino non si piega, gli tagliano le gomme della macchina. Se capisce bene, se non capisce gli fanno saltare la macchina, se capisce bene, se non capisce gli mettono anche una bomba carta alla serranda del negozio. Se poi il tizio non vuole saltare insieme al negozio e a tutta la sua famiglia deve accettare il dialogo, solo che in Sicilia si chiama pizzo, si chiama racket, si chiama estorsione, arrivano uomini del dialogo e gli fanno una proposta gli dicono di aver saputo degli attentati, di essere molto dispiaciuti e gli offrono protezione. Da chi? Da se stessi, perché sono loro che mettono le bombe e sono loro che offrono protezione contro le bombe che essi stessi mettono. Il dialogo ha un prezzo, è una tangente, è un pizzo. Il commerciante dovrà pagare un tot al mese agli estorsori per evitare ulteriori guai. Alla fine se lui paga... Che cosa ha vinto? Ha vinto la mafia, non ha vinto lui e non ha vinto nemmeno il dialogo, ha vinto la violenza. Trasferite questo sistema di operare a Roma, a Roma succede la stessa cosa soltanto che cambiano le parole. C'è un signore che arriva al potere e immediatamente comincia a rovinare la giustizia, a sfasciare tutto. Presenta una legge per far saltare centomila processi perché ne ha uno anche lui. Poi ne fa un'altra che impedisce ai magistrati di fare le intercettazioni, e cioè di scoprire i reati e di scoprire le prove per incastrare i colpevoli di quei reati. Poi va in televisione e dice che se non si scoprono i colpevoli dei reati è colpa della magistratura che è una metastasi, che è politicizzata, che è un cancro, è colpa dei giudici che sono dei fannulloni, è colpa dei giudici che si occupano solo di lui, è colpa dei giudici che sono antropologicamente diversi dal resto della razza umana e sono matti che sono psicolabili, che sono golpisti, che sono comunisti, che sono fascisti, che sono terroristi, e che non a caso nei sondaggi la loro credibilità diminuisce. I magistrati a questo punto alzano le braccia, ma non basta, e lui fa un'altra legge, quella la fa presentare da Tremonti, che taglia i fondi per la giustizia fino al 40%, 10% il primo anno, 20% il secondo, e poi taglia anche gli stipendi ai magistrati che già sono pagati un terzo, un quarto, un quinto di quanto viene pagato un piccolo manager di una piccola azienda. A questo punto, dopo averli completamente prostrati e ridotti alla rovina, si manifesta qualcuno che offre il dialogo e gli dice abbiamo saputo. Se vi stanno impedendo di fare il loro lavoro, vi stanno impedendo di fare i vostri processi, vi stanno impedendo di fare le intercettazioni, vi stanno impedendo di scoprire i reati, vi insultano. Volete il dialogo? Cifra modica, si chiama lodo alfano. Se voi vi dimenticate i processi al Presidente del Consiglio, se vi dimenticate e le lasciate evaporare o magari ve le mangiate o le bruciate o le cestinate, le intercettazioni del Presidente del Consiglio, le intercettazioni indirette, non è lui che viene intercettato, sono di solito dei mascalzoni con i quali lui è solito parlare perché sono tutti amici suoi. Bene, se accettate di pagare questa modica cifra, questa sommetta, allora arriva il dialogo, gli altri processi ve li lasciamo fare, le intercettazioni ve le lasciamo fare, magari non vi tagliamo nemmeno gli stipendi, non vi tagliamo nemmeno i fondi. Magari assumiamo anche qualche cancelliere, magari paghiamo la benzina alle volanti che devono andare a fare le indagini con sopra i poliziotti. Dipende da voi. Dialogate o volete lo scontro? Ecco una tecnica estorsiva che a Palermo si chiama racket, a Roma si chiama dialogo. Alla fine, se i magistrati cedono, chi ha vinto? Hanno vinto loro? Ha vinto il dialogo? Ha vinto la distensione? Ha vinto la pace? No, ha vinto l'estorsore che politicamente parlando in questo caso è il nostro Presidente del Consiglio. Il nostro Presidente del Consiglio che ne sta combinando una al giorno quando non ne combina due e che ha bisogno di nascondere questa realtà ghiacciante che è sotto gli occhi di tutti ma che nessuno vede anche perché molti giornalisti e molti commentatori fanno finta di non vederla. Esattamente come molti intellettuali facevano finta di non vedere il fascismo alle sue origini e sono stati ricordati nei libri di storia perché erano quelli che parlavano d'alto, erano quelli che dicevano che non bisognava esagerare, erano quelli che dicevano che bisognava dialogare con Mussolini, erano quelli che dicevano ma insomma anche lui farà delle cose buone, ma insomma certo è un po' rude, però ha anche il suo consenso, ha preso i voti. Ecco, sono questi che verranno ricordati nei libri di storia per non avere fatto nulla e per non avere detto nulla in una fase come questa. Sono loro i principali alleati del regime. Sono anche certi suoi sedicenti oppositori, che LK chiama i diversamente concordi, che non dicono mai una parola definitiva, che non riescono a dire un no, che dicono trattiamo, mettiamoci d'accordo, dialoghiamo, togliete la legge blocca processi e noi ve ne facciamo una. Che magari blocca solo quel processo, in fondo a voi interessa quel processo mica gli altri. Non, non si rendono conto nemmeno del fatto che a 70 anni dalle leggi razziali stanno passando delle leggi razziali. Nell'Italia del 2008 sono già passate un paio di leggi razziali e altre sono in preparazione. Sono quelle leggi che trattano in maniera diversa i cittadini o le persone umane, a seconda della loro provenienza, a seconda della loro razza a seconda del colore della loro pelle. Una l'ha approvata il capo dello Stato senza colpo ferire, senza battere ciglio. Si chiama aggravante speciale per gli extracomunitari clandestini. Stabilisce questo se io italiano bianco di razza ariana rapino un milione di euro in una banca e do un ceffone a una guardia giurata becco poniamo dieci anni. Se lo stesso reato, la stessa rapina per lo stesso importo di un milione di euro, dando lo stesso ceffone alla guardia giurata, lo commette un immigrato irregolare, senza i documenti, prende 10 anni più X. X è l'aggravante razziale. Abbiamo fatto lo stesso danno, abbiamo commesso lo stesso reato, ma alla stessa azione non segue più la stessa reazione dello Stato, ne segue una diversa. Perché? Perché lui viene da fuori e io sono indigeno. Infatti vuoi mettere la soddisfazione a te chi ti ha rapinato, a ah, me è un italiano, ah che culo invece a me è un extracomunitario, come se il danno che può fare un extracomunitario compiendo la stessa azione fosse maggiore. Questa non è una legge per la sicurezza, questa è una legge razziale che non dà né più né meno sicurezza rispetto a quella che avevamo prima, perché la sicurezza passa attraverso la certezza dei cittadini che chiunque abbia commesso un reato viene punito con una pena proporzionata. Non c'entra la qualità di quello che ha commesso quel reato, tutti devono essere uguali di fronte alla legge, questo stabilisce la nostra Costituzione e la Corte Costituzionale ha detto che questo diritto spetta anche ai cittadini che non sono ancora cittadini, o forse non lo saranno mai, ma li processiamo noi e nei nostri tribunali tutti devono essere trattati nello stesso modo. L'articolo 3 della Costituzione dice che nessuno può essere diverso da altri davanti alla legge per questioni di razza, di religione. Di provenienza, di status sociale, di condizione sociale. Nessuno può essere diverso per la carica che occupa, nessuno può essere diverso per la religione che professa, nessuno può essere diverso per il colore della sua pelle, nessuno può essere diverso per l'etnia da cui proviene. Bene, con un'ordinanza amministrativa di ordine pubblico, così è stata presentata, il ministro Maroni, che peraltro è una persona di solito sensata, normale, moderata, con la quale si può parlare, ha fatto una cosa della quale forse nemmeno lui si rende conto perché nessuno intorno a lui o quasi nessuno gliene fa rendere conto. Io ho contato due o tre commenti negativi, Barbara Spinelli sulla stampa di ieri, Furio Colombo sulla stampa di ieri e poi molte associazioni di volontariato, addirittura la Chiesa, addirittura Famiglia Cristiana. È la norma che prevede la schedatura dei Rom, compresi i bambini. Dopo le aggressioni ai Rom nei campi, dopo i raid punitivi, le squadracce fasciste o di qualunque colore siano contro i Rom, cioè contro un'etnia, non contro una persona che ha fatto qualcosa e contro la quale io voglio reagire, no, contro un'intera comunità, solo per la sua provenienza, solo per la sua etnia, solo per la sua religione, solo per il suo essere nomade, io colpisco indiscriminatamente nel mucchio i raid. Ma i raid li fanno i delinquenti, vengono puniti. Bene, questo stesso modo di procedere lo ha adottato il governo, prima istituendo in alcune grandi città un commissario straordinario per i Rom, come se si potesse fare un commissario straordinario per gli australiani, un commissario straordinario per, i, per quelli che vengono dalla Groenlandia, un commissariato straordinario per quelli che vengono dall'India. No. Il commissario straordinario per i Rom, altra legge razziale. L'ultima legge razziale è quella che prende le impronte, non a tutti, io non sono contrario a prenderle a tutti. Abbiamo un quadrettino nella nostra carta d'identità che prevede il prelievo delle impronte per essere certi di associare a un'impronta, cioè a un segno di riconoscimento chiaro, l'identità che uno dichiara nel suo documento. Può essere molto utile per combattere eh, la criminalità di importazione che italiani e immigrati eh, debbano dare allo stato italiano la loro impronta in modo da associarla a un nome, c'è il problema che molto spesso chi viene in Italia per delinquere fornisce false generalità e falsa nazionalità perché? Perché ogni volta che viene preso risulta sempre la prima volta e quindi beneficia della sospensione condizionale della pena, non ha aggravanti nel caso in cui sia recidivo. Bene, si prendessero le impronte di tutti, dopodiché non mi vuoi dare la tua identità reale, te la do io, Stato italiano, ti chiami Pippo. Da quel momento Pippo ha quella impronta e ogni volta che verrà fermato risulterà che era già stato fermato per i suoi precedenti e quindi verrà trattato anche lui come vengono trattati gli italiani che hanno dei precedenti con le loro aggravanti e a un certo punto senza la sospensione condizionale della pena. Questo è un modo corretto per uno Stato serio di comportarsi nei confronti di chi non si può permettere di calpestare eh, il territorio di un paese senza un nome e senza un'identità. Quello è un modo per dargliela, naturalmente se si investono molti soldi, non se si tagliano i fondi, se si investono molti soldi nella sicurezza, per creare una grande banca dati delle impronte come quella dell'FBI affinché chiunque, italiano o straniero, viene sorpreso, si verifica che stia dando le generalità giuste, che non stia usando un documento falso o che non stia dando un nome falso per investire. Alla fine si riesce a ottenere il risultato che l'impronta appoggiata sul monitor del computer portatile del poliziotto eh, aiuta a risalire immediatamente all'identità e agli eventuali precedenti della persona. Si fa per tutti, non si fa per i Rom e basta. Se si fa per i Rom e basta non è una misura di sicurezza, ma è una misura razzista. Il fatto che non si riescano più a distinguere le due cose, che non si capisca che la nostra sicurezza non migliorerà di un millimetro. Non migliorerà di nulla nel caso in cui abbiamo prelevato le impronte di tanti bambini rom, facendogli anche dichiarare la loro etnia e la loro religione, perché questo sta avvenendo in alcune città italiane, e questo è molto grave, anche perché noi siamo il paese che 70 anni fa ha fatto le leggi razziali, e le leggi razziali erano un'importazione dalla Germania di un razzismo di Stato. Che ha provocato lo sterminio di due comunità, l'unità ebraica e la comunità rom. Diversi per etnia erano, secondo i nazisti e secondo i loro servi italiani, i rom e gli ebrei. Schedare i rom oltre a essere una vergogna, è anche un bruttissimo ricordo per quello che è accaduto 70 anni fa e che nessuno, nemmeno i, i fascisti risciacquati a, a Fiuggi, e, e, e ridipinti da fini dovrebbe, dovrebbe mai ritornare. Ecco, questo è quello per cui si deve manifestare domani una serie di provvedimenti spot, alcuni razzisti, altri che devastano la legge, altri che devastano la Costituzione, tutti a danno dei cittadini, tutti a danno dell'immagine dell'Italia, tutti a danno della nostra dignità. Tutti a danno della nostra Costituzione, che vengono presi in sequenza, una legge incostituzionale al giorno perché così tanto poi il capo dello Stato non potrà mica bocciarle tutte. Qualcuna, in nome del dialogo, ce la, darà, ce la dovrà, dovrà pur concedere. Eh, è contro questo che bisogna manifestare. È a favore dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, è a favore della verità e del dire la verità ai cittadini, è a favore della sicurezza vera e non quella finta, eh, fatta con provvedimenti molto gravi e nello stesso tempo dall'efficacia assolutamente nulla. Se poi proprio si vuole cominciare da uno piccolo per prendergli le impronte, cominciamo a prenderle al Presidente del Consiglio e, e a tutti coloro che eh, gli stanno intorno e che stanno lavorando contro la nostra sicurezza. Ci vediamo domani, passate parola. Buongiorno a tutti, questa è stata un'altra grande settimana per l'informazione italiana. Sono riusciti a raccontare che in Piazza Navona c'era poca gente, mentre Piazza Navona era piena l'8 luglio. Sono riusciti a raccontare che in Piazza Navona si è fatto un grande favore a Berlusconi. Poi naturalmente Berlusconi ha smentito chiamando spazzatura coloro che hanno manifestato e parlato contro di lui. Sono riusciti a raccontare che in Piazza Navona si è insultato e vilipeso il capo dello Stato, il capo di uno Stato straniero, e cioè Papa Ratzinger e il povero Veltroni, mentre invece ci si è dimenticati di parlare dell'argomento eh, che aveva dato il via alla manifestazione, cioè le leggi canaglia, e in realtà invece come tutti sanno si è parlato quasi esclusivamente. Di Berlusconi, del Caimano, delle sue leggi Canaglia e se si è parlato di altri è perché gli altri sono i suoi volontari o involontari alleati e aiutano meglio a spiegare la sua resistibile terza ascesa, o meglio, seconda resurrezione. Ci hanno raccontato che la gente scappava spaventata da Piazza Navona mentre non se n'è andato nessuno, che la gente non applaudiva, mentre in realtà applaudiva entusiasta. E alla fine ci hanno raccontato che per il cittadino italiano le priorità non sono queste, le priorità sono altre, il cittadino italiano se ne infischia della giustizia, della legalità, della legge uguale per tutti, è indifferente all'odo Alfano sull'immunità delle, delle quattro cariche dello Stato, o meglio a seguire Berlusconi che, le de, che definisce spazzatura i manifestanti, potremmo dire le, disca, le alte discariche dello Stato. Eh, poi per fortuna è uscito molto nascosto sul Corriere della Sera, un titoletto piccolo, ieri un sondaggio di Mannheimer che dimostra quanto segue, che gli italiani per il 29,4% hanno condiviso la manifestazione. E badate che gli italiani rispondevano non su quello che è effettivamente è accaduto, perché i telegiornali e i giornali non hanno raccontato quello che è effettivamente è accaduto. Ma quello che loro volevano far credere che fosse accaduto bene, anche su quella immagine completamente distorta di un'orgia di insulti, di, di attacchi, di violenze, di, di oltraggi alla democrazia, alle istituzioni, bene, il, un terzo degli italiani si è detto favorevole. La cosa, la cosa più stupefacente è che, di questo terzo degli italiani favorevoli alla manifestazione, che hanno condiviso la manifestazione così come è stata presentata. Ci sono un elettore del Partito Democratico su due, il 48%. E solo un terzo degli elettori del Partito Democratico ha seguito Veltroni nella, nella sua dissociazione totale: tra l'altro, non si capisce da cosa si dissocia visto che non si è mai associato. Questi qua che prendono le distanze senza essere mai stati vicini fanno abbastanza ridere. Ma addirittura. Che quella piazza, che quella manifestazione contro le leggi canaglia, contro l'impunità per le alte cariche, contro la legge bavaglio sulle intercettazioni e la libertà di stampa, contro il blocca processi è piaciuta al 22% degli elettori leghisti, cioè a un elettore leghista su 4, su 5, ed è piaciuta al 12% degli elettori del Popolo delle Libertà, cioè del partito di Berlusconi. E di fini. La piazza, a differenza dei leader del centro-sinistra, è riuscita a parlare a una parte importante e a convincere una parte importante degli elettori del centro-destra. Questo è la realtà rispetto alle fantasie e agli incantesimi che sono stati messi in moto dal sistema mediatico eh, alla, alla greppia dei partiti. Abbiamo per fortuna affermato che in questa democrazia malfamata, mal sempre più, sempre più menomata, c'è qualcuno che vuole ancora esercitare fino in fondo non il suo diritto all'insulto, perché nessun insulto è stato lanciato, ma il suo diritto alla critica anche forte, come nelle democrazie avviene, più alta è la poltrona dove il politico si siede, più ampio è il potere di critica, il diritto, dovere di critica che hanno i cittadini, gli intellettuali, gli scrittori, i comici, i falegnami, i salumai, chiunque voglia esercitarlo. La libertà di parola non è stata conquistata al prezzo del sangue per applaudire il potere. Perché quel tipo di libertà di parola c'è anche nelle tirannidi. La libertà di parola è stata conquistata al prezzo del sangue per poter criticare il potere. E la satira naturalmente con il suo linguaggio può fare molto di più rispetto alla critica magari spesso paludata dei, dei professori, degli intellettuali, dei giornalisti. Perché la satira si è sempre potuta permettere ciò che gli altri non si potevano permettere proprio perché la satira è la satira. E come dice Daniele Luttazzi, la satira fa esattamente quel cazzo che le pare. L'unico limite è il codice penale. Insomma, abbiamo affermato il diritto di critica e abbiamo esercitato fino in fondo il diritto di critica, che è il contrario del diritto all'applauso ed è la ragione per cui le democrazie si distinguono dalle dittature, dove è possibile parlare per applaudire il potere, ma non è possibile parlare per criticare il potere, mentre le democrazie si possono fare entrambe le cose senza in teoria subirne conseguenze. Che cosa è accaduto? Questo sondaggio non ha suscitato nessun dibattito, è stato immediatamente accantonato perché, perché gli elettori, quando si dimostrano maturi, debbono essere criminalizzati, debbono essere occultati. Bisogna fare in modo che la gente non sappia di essere un popolo maturo, quando si comporta in maniera matura. E quindi quando arrivano buone notizie dai sondaggi per i cittadini eh, vengono nascoste. La teoria è la, sempre la stessa, i partiti hanno sempre ragione, la gente se segue i partiti bene, se non segue i partiti la gente ha torto, la gente non capisce, la gente va educata. Va educata al culto dell'impunità, va educata al culto della legge diseguale per tutti, va educata al culto delle violazioni della Costituzione, va abituata poco alla volta, va tenuta in uno stato di torpore per evitare che, che si svegli, che capisca e che reagisca e anche che si incazzi, visto quello che sta succedendo. Da questo punto di vista è spettacolare quello che accade a una settimana, meno di una settimana dalla manifestazione, cioè che i partiti sono ritornati esattamente a fare quello che facevano due o tre anni fa prima dell'uscita del libro La Casta, prima del Vudei prima di tutta la la polemica salita dal basso nei confronti di una classe dirigente ormai chiusa, eh, autoreferenziale che parla soltanto a se stessa e di se stessa ne è dimostrazione questo spettacolare convegno indetto da, da Massimo D'Alema, questo Andreotti perdente che ritorna continuamente eh, ciclicamente eh, dalle sue ceneri ma non riesce mai a vincere un'elezione, a differenza di Andreotti che se non altro le elezioni le sapeva vincere. Ecco, questo è un Andreotti perché è eterno, ma è un perdente nel senso che non ha mai vinto niente. Ora ha lanciato un'idea veramente da leccarsi le, le dita. Partire con un bel dibattito sulla riforma elettorale alla tedesca, che è un tema appassionante. Voi chiunque frequenti bar cinema, metropolitane, autobus, sente la, un chiacchiericcio, la gente non parla d'altro. A ah, quando il sistema tedesco e vai finalmente da, torna da Lema e ci darà il sistema tedesco, e tutti a parlare del sistema tedesco come se fosse il problema numero uno del Paese. Perché? Perché costoro ritengono che. Data il salvacondotto a Berlusconi con il lodo incostituzionale Alfano, lodo che ancora prima di essere firmato già ci hanno fatto sapere dal Quirinale che verrà firmato, anche se tutti scrivono e sanno che è incostituzionale. Adesso la casta si può rimettere comoda perché? Perché il passo successivo, ne parlano già i giornali, c'è un altro genio del centro-sinistra, tale Mantini. Eh, bisogna dare l'immunità anche agli altri, ecco perché soltanto a Berlusconi e gli altri no. Tra l'altro oggi hanno arrestato del Turco con mezza giunta. Della regione abruzzese, anche questo è ciclico. Già nel 1993 fu arrestata in blocco, andarono a prendere con la Calappiacani la giunta precedente, li portarono tutti in galera per abuso d'ufficio e infatti si dovette depenalizzare l'abuso d'ufficio per tirarli fuori dal processo. Purtroppo uno restò dentro lo stesso perché era il presidente Salini, lui aveva anche una condanna per falso, non soltanto per abuso. E allora, dato che con la condanna non poteva più fare il presidente della regione, nemmeno il consigliere regionale, ma neanche il sindaco del suo paese, ma neanche il presidente della provincia, ma nemmeno il consigliere circoscrizionale, si decise di promuoverlo in Parlamento. Perché voi sapete che con una bella condanna non si può più entrare negli enti locali, ma nel Parlamento nazionale sì. E quindi tornò trionfalmente in Parlamento da pregiudicato, cosa che non gli era mai capitata, da incensurato e ce lo portò Forza Italia, poi a un certo punto Mastella lo vide, e invidioso, voi sapete che Mastella quando vede un pregiudicato in un altro partito eh, gli viene subito voglia di abbracciarlo e di portarlo da sé e quindi riuscì a convincerlo a entrare nell'Udeur e quindi fu incamerato nell'Udeur. Adesso hanno arrestato Del Turco, degno successore di questo Salini non sappiamo naturalmente come andrà il processo si parla addirittura di una tangente di 6 milioni di euro cosa volete che sia poca roba eh, sarebbe il caso di bruciare le tappe tanto lo sappiamo che se dovessero sventuratamente condannarlo o dichiararlo colpevole eh, ma, ma, ma salvo per prescrizione come spesso è accaduto Andreotti e Berlusconi D'Alema stesso tutti prescritti eccellenti eh, poi lo porterebbero in Parlamento per premiarlo. Allora è in, io direi che è inutile fare il processo. Invece di processarlo, rinviarlo a giudizio, fare le indagini, fare le udienze, che tra l'altro costa un sacco di soldi, facciamo così. Dichiariamolo immediatamente parlamentare di diritto. Eh, evitiamo questa lunga fase di perdita di tempo che è il processo. Quando uno viene arrestato per tangenti, va di diritto al Parlamento nazionale. Questa potrebbe essere una riforma. Che snellisce anche le procedure giudiziarie, libera i magistrati da questi processi inutili che vengono fatti ai pubblici amministratori e ai politici. Tanto lo sappiamo che se poi lo condannano lo promuovono al Parlamento. Quindi è inutile aspettare. Promuoviamolo subito, diamolo già per condannato e promuoviamolo subito, visto che la sanzione accessoria in caso di condanna per tangenti di solito è un seggio sicuro alla Camera o al, o al Senato. Eh, L'alternativa, naturalmente. È l'immunità parlamentare, il ritorno all'immunità parlamentare come ai bei tempi di Tangentopoli, quando i parlamentari se ne stavano trincerati eh, nel, nel loro castello, alzavano tutti i ponti levatoi onde evitare che potesse entrare i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, non sia mai che le forze dell'ordine o il magistrato violino il sacro suolo del Parlamento e quindi. Gettavano olio bollente sotto forma di dinieghi delle autorizzazioni a procedere ai magistrati che volevano perseguire parlamentari per reati comuni. Eh, questo sarebbe il replay eh, di una scena già vista e già se ne sta parlando. E a questo punto io dico: ma perché limitare l'immunità parlamentare soltanto a mille? Eh, uomini politici, quelli che hanno avuto la fortuna di autonominarsi eh, nell'ultima legislatura, perché tener fuori per esempio i presidenti delle regioni? Eh, abbiamo del turco in, in carcere, abbiamo Cuffaro che poveretto è dovuto addirittura scappare perché l'hanno condannato eh, per favoreggiamento di alcuni mafiosi e quindi naturalmente ha trovato rifugio al Senato, eh, abbiamo Bassolino che è stato rinviato a giudizio per lo scandalo della monnezza. Abbiamo un altro ex presidente di regione, Fitto, che anche lui, poco prima che chiedessero il suo arresto, eh, ha trovato scampo alla Camera e adesso è anche ministro perché non ci facciamo mancare niente. Eh, abbiamo il presidente della regione Lombardia, Formigoni, ancora imputato. Eh, hanno proprio chiesto la sua condanna pochi giorni fa per lo scandalo della Fondazione Bussolera Branca. Altri magari ne verranno, chi lo sa, non poniamo limiti alla Provvidenza. Abbiamo indagato anche il presidente della, della regione Basilicata nelle indagini eh, di De Magistris. Eh, abbiamo eh, un, una regione come la Calabria che ha. 33 consiglieri su 50 sotto inchiesta o sotto processo o già condannati, sono il 66%. Compreso il presidente naturalmente, Loiero, anche lui pluriindagato. E quindi facciamo così: facciamo una immunità parlamentare extra large che abbracci anche tutti gli amministratori locali. Si potrebbe arrivare addirittura a un numero di 400.000. Voi sapete che secondo il libro La Casta, coloro che vivono di politica in Italia fra incarichi elettivi, incarichi eh, di giunta eh, e consulenze, eh, sono 400.000 le persone che vivono a spese nostre di politica. Quindi potremmo stabilire che queste 400.000 persone possono fare o aver fatto tutto quello che vogliono, ma il patentino di, di politici gli, da, gli, gli regala l'immunità, così almeno non si parlerà più di privilegi per quelle quattro alte cariche, tre delle quali fra l'altro non hanno processi e quindi ancora non si è capito per quale motivo vengano immunizzate. Mm, così facendo si farebbe qualcosa di un po' più equo, perché effettivamente è un po' poco ripristinare l'immunità soltanto per mille parlamentari lasciando tutti gli altri alla mercè. Dei magistrati in fondo, come il Cavaliere ha bisogno di serenità e di tranquillità e anche di tempo eh, per potersi fare i cazzi suoi senza che i magistrati lo disturbino con dei processi, eh, è giusto che anche un sindaco, un presidente di circoscrizione, un, un consigliere provinciale abbiano la giusta serenità e il, giusto, e il giusto tempo per farsi a loro volta i cazzi suoi, eh, derubandoci e quindi rendiamoli immuni tutti, insomma, creiamo una, eh, una categoria di immunodeficienti acquisiti oppure di immunodelinquenti acquisiti, perché poi come diceva il grande Claudio Rinaldi sull'Espresso, l'autorizzazione a procedere in Italia diventa immediatamente autorizzazione a delinquere. E quindi sappiamolo, insomma, che se vogliamo delinquere tranquillamente dobbiamo almeno arraffare un posticino in un consiglio comunale, altrimenti pazienza. Ci rassegniamo a fare il ruolo dei derubati, che poi tra l'altro è il ruolo che fa. Che, 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 che esercitiamo ciascuno di noi da decine e decine di anni a seconda della nostra data di nascita. Ecco, l'importante è sapere che quando, e lo stanno già facendo, ci racconteranno che una volta ai tempi belli, quando la Costituzione veniva rispettata, c'era l'immunità parlamentare che metteva a riparo i parlamentari dalle indagini, ecco, quando ci raccontano questa bella favola mentono. Nel senso che l'immunità parlamentare, come ce la raccontano loro, non è mai esistita. L'immunità parlamentare, intesa come eh, scudo spaziale che protegge il parlamentare dalle indagini, non è mai esistita eh, in, nel Parlamento italiano. Esisteva un'altra cosa molto diversa, molto più limitata, che era l'autorizzazione a procedere. Che cosa vuol dire? Che un magistrato, prima di poter indagare su un politico, doveva chiedere al Parlamento se il Parlamento avesse nulla in contrario. Il Parlamento non poteva bloccare l'indagine. Il Parlamento aveva il dovere di concedere l'autorizzazione a procedere, salvo un caso eccezionale cioè che ci fossero le prove che quella indagine a carico del parlamentare aveva finalità politiche, cioè non c'erano elementi di accusa, non avevano trovato soldi, non avevano trovato prove, non avevano testimoni, non avevano collaboratori, non avevano eh, chiamate in correità. Avevano semplicemente un teorema che faceva pensare a una persecuzione, cioè non c'erano i soldi a Mills, non c'era la lettera di Mills che dice Mr. B mi ha dato i soldi, non c'erano le telefonate di Berlusconi a Sacca che mercanteggia ragazze in cambio di soldi o in cambio di senatori che fanno il ribaltone, non c'erano telefonate di politici che scalavano banche, ecco, non c'era niente se non appunto un'invenzione di un magistrato probabilmente eh, politicizzato che voleva colpire questo parlamentare per finalità politiche. E ehm, su chi era ritagliata questa norma? Era ritagliata su eventuali esponenti dell'opposizione che magari avessero fatto qualche gesto un po' estremo una denuncia pubblica un po' esagerata, un, un blocco stradale, un'occupazione un delle terre, un picchettaggio, uno sciopero, una manifestazione in ferrovia per bloccare i treni a fini dimostrativi. Un'obiezione di coscienza in piazza come quelle di Pannella che distribuiva gli Spinelli contro il proibizionismo, eh, cose di questo genere, quindi reati politici, indagini su reati politici, magari fatte da magistrati che si temeva nel 46-48 da parte dei padri costituenti fossero talmente omologati e asserviti alla cultura, al ceto eh, sociale del potere, del governo, da poter fare un servizio al governo per liberarlo di qualche oppositore scomodo. Questa era la razza di questa norma, tant'è che finché il Parlamento è stata una cosa seria, questa norma è sempre stata usata con estrema prudenza. Poi si cominciò a svaccare negli anni 70 e 80, quando partirono seriamente le indagini sulla corruzione, sui rapporti mafia-politica. Quell'autorizzazione a procedere cominciò a essere negata non in quei casi eccezionali lì, quando la Costituzione prevedeva che potesse essere negata, ma cominciò a, a venire negata quasi automaticamente, quasi sempre, per coprire indagini che di persecutori e politico non avevano niente, ma in compenso avevano i soldi, avevano i rapporti con la mafia, avevano tutte le accuse, avevano tutte le prove, tutti i riscontri. Si diceva che c'era comunque un fumus persecuzioni se si negava l'autorizzazione a procedere. Cedere. Lo scandalo era tale che la gente non ne poteva più. Tant'è che nel 92 eh, questi signori erano asserragliati in, in, nel, nel palazzo non solo per proteggersi dai giudici, ma anche per proteggersi dai loro stessi elettori che, avendo scoperto come usavano il potere, volevano fargli la pelle. Infatti, qualcuno ricorderà degli episodi molto spiacevoli, come lanci di monetine, politici inseguiti per le strade al grido di ladro, ladro. Fu l'ultimo. Fu l'ultimo momento felice di una democrazia dove i cittadini ancora avevano a cuore eh, le sorti del proprio futuro e quindi andavano a dire quello che pensavano direttamente ai loro rappresentanti. A quel punto, nel tentativo di recuperare un minimo di credibilità, il Parlamento si spogliò di quell'istituto che era diventato abusivo. È un po' come adesso che votano per il loro vicino, fanno i pianisti e fanno una legge per impedirsi di votare per il loro vicino. Si rendevano conto che la tentazione era troppo forte. O facevano una legge per tagliarsi le mani oppure quelle mani avrebbero continuato a usarle per rendersi immuni. E quindi eh, la, la, con legge costituzionale fu abrogata l'autorizzazione a procedere per le indagini. Rimase naturalmente per l'arresto, non si può arrestare nessun parlamentare senza il consenso del Parlamento, il Parlamento non dà mai il consenso. Proprio l'altro giorno il Parlamento ha negato l'autorizzazione all'arresto per il senatore del popolo delle libertà Nicola di Girolamo, che era stato eletto nella circoscrizione Europa, eh, candidandosi quindi all'estero e dichiarando di essere residente in Belgio, mentre non era per niente vero cioè si è travestito da straniero mentre risiedeva assolutamente non in Belgio e quindi stiamo parlando di una truffa agli elettori chiaramente se fosse dimostrata ma essendo lui stato eletto appunto non può essere eh, arrestato quindi per l'arresto la negano sempre perché ci vuole ancora l'autorizzazione a procedere. Per le intercettazioni la negano sempre perché ci vuole ancora. Poi, d'altra parte, a nessun magistrato verrebbe in mente di avvertire il parlamentare dicendo: Guarda, che ti stiamo per intercettare, tant'è che chiediamo a te, ai tuoi amici o compari, il permesso a intercettarli, o si fa a sorpresa o non si fa. Idem per quanto riguarda le perquisizioni. Rimase quindi l'autorizzazione, salvo che per fare le indagini. E poi rimase. Un, un ambito di insindacabilità, cioè non ti posso sindacare quando tu parli nell'esercizio delle tue funzioni o quando tu voti. Nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi non ti posso processare perché tu hai votato in un modo anziché in un altro in Parlamento e non ti posso processare nemmeno quando tu hai parlato come parlamentare facendo una denuncia, eh, facendo un esposto, facendo un'interrogazione parlamentare. Anche di questo si è straabusato facendo rientrare nelle esternazioni nell'esercizio delle funzioni. Tutta una serie di insulti, pensate soltanto a Sgarbi che insulta mezzo mondo, eccetera, eccetera, finché era parlamentare eh, si piccava di essere, di essere immune dalle conseguenze degli insulti. Quindi lui insulta un cittadino e il cittadino non può avere giustizia. Il cittadino critica lui e lui lo querela: perché? Perché io so io e voi non siete un cazzo, come diceva giustamente il marchese del Grillo, eh, citando Gioacchino Belli. Ecco, questa eh, immunità c'è in quasi tutti i paesi, solo che eh, per le parole dette e per i voti espressi, mentre invece l'immunità che vogliono ripristinare è pessima, nel senso che mette a riparo preventivamente il parlamentare da indagini che possono riguardare reati comuni, reati legati alla funzione, reati commessi durante l'esercizio del, del mandato parlamentare, ma anche prima. Del mandato parlamentare e quindi naturalmente l'autorizzazione a delinquere, l'incentivo a delinquere e poi a buttarsi in Parlamento oppure l'incentivo per quelli che stanno già in Parlamento a delinquere impunemente, perché tanto poi si nega l'autorizzazione a procedere. Il fatto che la vogliano ripristinare. E che abbiano dichiarato di volerla ripristinare perché ripristinandola non sarebbe nemmeno necessario il lodo Alfano, in quanto Berlusconi verrebbe coperto dall'immunità anche retroattivamente per i processi già cominciati prima che si bloccherebbero, e quindi si bloccherebbero anche quelli di Dell'Utri, quelli di Cuffaro, quelli di tutti gli esponenti del centrodestra e centro-sinistra che abbiamo raccontato nel libro Se li conosci Lieviti, vuol dire che non vogliono ripristinare quello che i padri costituenti avevano istituito, cioè quella possibilità eccezionale di bloccare le indagini persecutorie per fini politici. Vogliono ripristinarne la versione che loro avevano trasformato in un abuso, cioè quella che automaticamente bloccava i processi. Perché? Perché è evidente che mai, nemmeno con il vecchio articolo 68 della Costituzione abolito nel 1993, si sarebbe potuto pensare di bloccare il processo Mills o il processo Saccà. Per quale motivo? Perché il processo Saccà è pieno di prove e le hanno fornite proprio Berlusconi e Saccà con le loro telefonate. Non c'è ombra di politica in tutto quello. Perché? Perché sono loro che parlano dove sta il Fumus Persecutionis? Sono loro che si sono incastrati da soli con le loro parole, allo stesso modo mai il processo Mills potrebbe essere bloccato in base all'articolo 68 reintegrato come era prima del 93. perché? Perché nel processo Mills c'è la eh, confessione di Mills al suo commercialista nella quale dice appunto Berlusconi, Mr. B mi ha fatto avere 600 mila dollari in cambio della mia testimonianza falsa eh, o reticente. Eh, quindi quella che loro vogliono ripristinare non è eh, la norma eh, dei nostri padri costituenti, che oggi non ha più nessun senso perché per fortuna non abbiamo più una magistratura asservita al governo che potrebbe colpire uomini dell'opposizione, ma abbiamo l'esatto contrario, cioè abbiamo un governo che vorrebbe bloccare le indagini della magistratura contro membri del governo. Non contro membri dell'opposizione, quindi una magistratura accusata di essere troppo indipendente dal governo e dalle maggioranze del momento. La... Prepariamoci dunque naturalmente perché io credo che eh, ci proveranno e probabilmente ci riusciranno, c'è un ampio consenso trasversale, credo che finora soltanto Di Pietro abbia detto che dell'immunità non se ne parla neanche, mentre insomma nel centro-sinistra ci sono vaste aree di permeabilità a questo richiamo della foresta, tutti immuni e non se ne parla più. Eh, Tant'è che il PD vuole allearsi con l'UDC. Che viene sempre presentata come il partito del, dell'avvenente Casini, e ci si dimentica che in realtà l'UDC non esisterebbe se non avesse Cuffaro eh, e i suoi amichetti e i suoi amici degli amici in Sicilia e se non ci fosse quell'altra preclara figura di moralità pubblica che è Lorenzo Cesa, leader dell'UDC, molto attivo come voi sapete anche in Calabria, vedi indagini di De Magistris che adesso stanno smontando i suoi cosiddetti colleghi. Eh, quindi ehm, parlano di legge elettorale tedesca, parlano di dialogo con l'UDC, preparano un'immunità urbi e torbi plenaria in secula seculorum e quindi è come se il libro La Casta non fosse uscito, è come se i Vudei non ci fossero mai stati per la classe politica, per fortuna, come abbiamo detto, per i cittadini. La Casta è un libro importante, eh, il V-Day è una cosa importante, manifestazioni come quella di Piazza Navona sono applaudite da un terzo degli italiani e dalla metà degli elettori del PD, addirittura da un quinto degli elettori della Lega e da un decimo di quelli del centrodestra, insomma gli elettori sono un pelo più avanti, eh, anzi qualche chilometro più avanti della nostra classe dirigente. Basta semplicemente non farli sentire soli e non farli sentire stupidi, cioè fargli capire che pensare. Pensare così e sentire così è cosa buona e non è cosa di cui vergognarsi. Quindi, come al solito, passate parola e prepariamoci a un autunno di referendum. Grazie. Buongiorno a tutti, intanto buone vacanze, oggi è l'ultimo appuntamento di passaparola prima di un periodo di ferie che durerà fino al primo settembre quando ci rivedremo per fare un po' il punto su questa estate che nel frattempo ci avrà regalato altre vergogne, abbiamo alle viste domani il lodo dell'impunità, abbiamo... Già preannunciata per settembre una super riforma della giustizia, talmente super che dovrà impedire addirittura l'arresto di presidenti di regione che prendano le tangenti, quindi sarà veramente una cosa poderosa. Per fortuna, dopo le volgarità e le trivialità di Piazza Navona è tornata l'eleganza. Ieri, Lord Brummel al secolo, Umberto Bossi ha dato un grande segno di civiltà e di, di civismo proprio inneggiando all'inno nazionale con il dito sollevato. E poi gli hanno pure bocciato il figlio alla maturità, quindi è colpa dei professori Terroni, ma adesso facciamo eleggere i giudici e anche i professori in Padania, così finalmente promuoveranno il, il somarello. E purtroppo siamo costretti ancora a, a parlare di giustizia perché... insomma, Domani siamo a una violenza che non avevamo mai subito, e cioè una legge che renderà quattro persone immuni da, da qualsiasi conseguenza per gli eventuali reati che commetteranno. È, la, è quella che Beppe Grillo, a cui facciamo gli auguri perché credo oggi compia 60 anni, chiama la Banda dei Quattro. Interessa partire da un articolo del Corriere della Sera dell'ambasciatore Sergio Romano che, visto che ha fatto l'ambasciatore, dovrebbe essere uno che ha girato il mondo. Si vede che l'ha girato ma non si è accorto di nulla perché eh, ci spiega che c'è un problema in tutto il mondo ed è l'invadenza della magistratura. La magistratura che invade, che si impiccia. E dice: chiedete ad Asnar, Chirac, Kohl, Bush, Kissinger, Olmert, o se fosse in grado di rispondervi Sharon che cosa pensino dei loro magistrati o di quelli che cercano di incriminarli di fronte al tribunale di un altro paese. Vi diranno privatamente risposte non troppo diverse dalle parole con cui Berlusconi ha polemizzato in questi anni con la magistratura italiana. Perché c'è una guerra della giustizia contro la politica. Ecco, può darsi che queste persone in privato dicano delle cosacce? Sui magistrati. Il fatto è che non le dicono mai in pubblico e, soprattutto, quando hanno un processo lo subiscono, a volte si dimettono, mai attaccano i loro giudici e mai cambiano le leggi per immunizzarsi dal loro processo. La differenza è questa, ma l'ambasciatore romano evidentemente non la coglie, è troppo raffinato eh, nel, suo, nel suo modo di ragionare per accorgersi di questa banalissima differenza. E tant'è che un altro personaggio che ha girato il mondo, ma a differenza di Romano, lo ha capito, e cioè Furio Colombo, ieri scriveva... Nella campagna elettorale degli, degli Stati Uniti espressioni come quelle guerra fra politica e giustizia, ehm, insomma, le, le stupidaggini che scrivono eh, i pane bianco, i Sergio Romano, gli Ostellino, i Galli della Loggia, i Pierluigi Battista, insomma il plotone di esecuzione anti-toghe del Corriere della Sera sono intraducibili in un altro paese. Dice, sul New York Times non si riuscirebbe nemmeno a tradurli in, in lingua. A inglese questi concetti. Infatti i due candidati dei grandi partiti americani che si fronteggiano alle primarie non hanno alcuna posizione sulla giustizia, salvo le garanzie e i diritti umani e civili di tutti i cittadini. Non l'hanno e non devono averla perché tutto è già stabilito dalla Costituzione americana e inoltre perché i candidati delle elezioni americane sono in corsa per ottenere il potere esecutivo, non il potere giudiziario. Quando il Presidente e la Signora Clinton sono finiti sotto inchiesta per bancarotta su una piccola proprietà dell'Arcanso gestita insieme con soci infidi, l'America non si è fermata un istante, non c'è stato alcun convegno, il Presidente ha fatto la spola fra la Casa Bianca e il Gran Jury, l'organo istruttorio dove doveva essere interrogato e ci è anche andato di corsa perché altrimenti sarebbe scattato l'impeachment se avesse ritardato l'audizione davanti ai magistrati. E alla fine si è ben guardato dal denunciare persecuzioni. Eppure il procuratore che lo aveva convocato era Kenneth Starr, che era un esponente del partito repubblicano a lui avverso. Quando i Clinton sono poi stati assolti, nessuno ha parlato di teorema svuotato come una bolla di sapone, come dice il portavoce di Berlusconi, Bonaiuti, a proposito dei processi di Berlusconi che tra l'altro non si sono mai svuotati come bolle di sapone. Hanno semplicemente detto i Clinton è finita bene e hanno ricominciato e sono stati sottoposti poi in seguito ad altre sette inchieste. Allora eh, io, eh, insieme a, due, a tre colleghi, Pino Corrias, Pino Pe, Peter Gomez e Marco Lillo, abbiamo preparato questo libretto che esce oggi, che si chiama Bavaglio, e che presentiamo questa sera. Ve lo dico perché i giornali, purtroppo, hanno nascosto la nostra presentazione di questa sera, quindi fa parte del nostro stile di passare parola. Se qualcuno vuole sentir parlare di queste cose, stasera lo presentiamo a Milano, alla Camera del Lavoro, in corso di Porta Vittoria, numero 43 davanti al Tribunale. Perché ve lo cito? Perché vi voglio dare una piccola anticipazione. Noi ci siamo andati a studiare i sistemi stranieri, perché eh, quello che sta succedendo in Italia è talmente grave da richiedere un surplus di menzogna rispetto a quelle che ci vengono somministrate quotidianamente. E quindi ci stanno martellando sul fatto che appunto in tutto il mondo c'è l'emergenza della guerra, della politica contro, della magistratura contro la politica e invece all'estero però i politici. Si mettono al riparo perché in tutto il mondo ci dicono ci sono il Lodo Alfano, il Lodo Schifani. Naturalmente, se voi passate qualunque frontiera e chiedete del Lodo Alfano e del Lodo Schifani, vi guardano stupiti perché non sanno per fortuna loro chi siano questi soggetti. Ma in ogni caso, non sanno proprio di che si sta parlando: nel senso che non c'è paese al mondo che conosca il sistema di immunità che ci stanno per regalare a rate prima per le quattro cariche, per le faccende urgenti. E poi, per tutti gli altri parlamentari, come si vuole già prevedere per la ripresa autunnale? Allora, cominciamo a vedere. Vi do alcuni flash, naturalmente, tratti dal libro. Il Parlamento europeo dovrebbe essere il nostro punto di riferimento. Al Parlamento europeo c'è una norma approvata l'anno scorso, una brutta norma approvata l'anno scorso, che prevede che il Parlamento possa chiedere di sospendere qualche procedimento a carico di un europarlamentare. Questo non significa quindi però che I processi ai parlamentari si bloccano autonom autonomamente. Deve intervenire il Parlamento per bloccarne uno e quando lo può bloccare? Lo può bloccare, spiega il socialista tedesco Rotley, che ha fatto da relatore a questa norma, quando ci siano dietro all'indagine sul parlamentare azioni repressive arbitrarie. E ostacoli frapposti dal potere esecutivo sulla libera esercizio del mandato elettivo. Che cosa vuol dire? Che se c'è una magistratura collegata a un governo che vuole perseguitare un oppositore, beh, allora il Parlamento europeo lo deve proteggere. Questo per quali paesi vale? Vale per i paesi nei quali la magistratura è il braccio operativo del governo, le procure sono dipendenti dal ministro della giustizia e quindi può capitare che qualche giudice particolarmente servile e zelante voglia addirittura colpire qualcuno soltanto perché si oppone al governo a cui lui è legato e vuole magari fare carriera. Non è il nostro caso perché noi siamo l'unico paese al mondo che può vantare e mai lo fa. A sufficienza, una magistratura che non è collegata al governo, tant'è che qui sono spessissimo membri del governo che chiedono protezione contro le indagini fatte dalla magistratura, quindi accusano la magistratura di essere troppo indipendente dal governo, il sogno di tutti gli altri paesi democratici. Quindi L'immunità europea col sistema italiano non c'entra e mai potrà capitare che un governo usi un magistrato per colpire un oppositore perché purtroppo o per fortuna naturalmente in Italia i governi non possono dare ordini alla magistratura fatto che poi ci sia qualche magistrato che fa dei favori ai governi è un altro paio di maniche, ma non, non, non c'è nessun nesso fra le due cose. Tant'è che il Parlamento europeo addirittura ha addirittura autorizzato l'arresto la, di un suo membro, Bernard Tapie, il vecchio presidente dell'Olympique Marsiglia, socialista, era europarlamentare, era amico di Mitterrand, fu condannato a due anni ehm, per. Eh, Tasse non pagate per 30 miliardi di vecchie lire, era eurodeputato, l'Europarlamento gli ha tolto l'immunità e lui è andato in carcere. Hanno autorizzato addirittura l'arresto di un membro del Parlamento europeo: perché? Perché erano delitti comuni, fra l'altro, mica erano delitti di opinione, erano evasioni fiscali. Jean-Marie Le Pen e Mario Borghezio hanno avuto dei processi, il Parlamento gli ha immediatamente revocato l'immunità autorizzando i processi ed è addirittura nel 99 crollata la Commissione europea. Arrivò Prodi alla presidenza della Commissione europea al posto della Commissione Santer che era crollata per uno scandalo. Che cosa era successo? Che la commissaria francese Edith Cresson, che era una delle ministre europee di quel periodo, era stata incriminata dai giudici belgi per un fatto veramente orrendo. Aveva assunto come consulente della Commissione europea un dentista suo amico. Una cosa che da noi sarebbe normale, lì ha provocato uno scandalo enorme, un'indagine della magistratura belga, il crollo della Commissione europea, cioè del governo dell'Europa. Si sono dimenticati di fare come si farebbe in Italia, una norma per mettere al riparo la Commissione europea. Il governo europeo è stato affondato da un'indagine della magistratura belga. E poi vediamo un po' cosa succede in alcuni paesi, mica tutti, poi gli altri dettagli li troverete nel bavaglio. La Francia, dal 1995 non c'è più l'autorizzazione a procedere per indagare sui parlamentari, un po' come da noi dal 1993. Quindi. A parte le loro opinioni, in quasi tutti i paesi d'Europa il parlamentare non può essere processato per le sue opinioni, se sono collegate con la carica naturalmente, se uno va in giro a insultare la gente quelle non sono opinioni, ma per le opinioni espresse in Parlamento o collegate all'attività parlamentare e per i voti che uno dà in qualità di parlamentare non può essere incriminato e questo è giusto. Quindi a parte le opinioni. In Francia il parlamentare è un cittadino come un altro, non c'è più l'autorizzazione a procedere, tant'è che hanno condannato, processato, arrestato addirittura ministri, ex ministri, perché ministri? Perché in Francia i ministri non possono essere parlamentari, devi scegliere, o fai il deputato o fai il ministro. Anche il Premier, anche il primo ministro francese non può essere un parlamentare, e quindi non ha nemmeno l'immunità dall'arresto, mentre il parlamentare almeno per arrestarlo ci vuole l'autorizzazione del Parlamento, come in Italia. Bene, il ministro può essere arrestato in qualunque momento, anche il primo ministro, figuratevi, il primo ministro in Francia ha ancora meno immunità rispetto ai parlamentari, il contrario dell'Italia da domani, quando invece il primo ministro avrà un'immunità assoluta anche sulle indagini e sui processi già iniziati. Ci sono precedenti illustrissimi, addirittura di Roland Dumas, coinvolto nello scandalo Elf, che si dovette dimettere da presidente dell'Assemblea Costituzionale, che è un po' la nostra Corte Costituzionale e che Collodo Schifani sarebbe stato, fosse stato in Italia sarebbe stato immune, invece in Francia fu incriminato, si dimise da Presidente della Corte Costituzionale e poi al processo fu assolto, ma invece di andare a fare il pianto greco per la persecuzione, il teorema, eccetera, eccetera, si ritirò dalla vita politica. L'unico tutelato è il capo dello Stato, come sappiamo, in base a un'interpretazione anche un po' cervellotica, il che ha consentito a Chirac di non avere il processo durante la sua presidenza, ma di averlo appena uscito di lì e infatti è sotto processo. Tra l'altro, per una sciocchezzuola, cioè per avere fatto assumere, quando era sindaco di Parigi, alcuni impiegati che in realtà. Erano, dipende, erano attivisti del suo partito e che quindi poi in pratica li pagava il comune ma lavoravano per il partito. Una cosa che accade in Italia comunemente con sindacalisti e portaborse di politici. Spagna spesso si sente parlare dice: eh, ma in Spagna c'è un sistema interessante di immunità. Non c'è nessun sistema di immunità, salvo il fatto che parlamentare può essere perseguibile in qualunque momento e allo stesso modo il ministro per i suoi reati. Al momento di rinviarli a giudizio il magistrato deve chiedere il permesso al Parlamento. Parlo dei deputati, non dei ministri che non sempre sono deputati. Il Parlamento come risponde quando chiedono l'ok ok per il rinvio a giudizio? Risponde regolarmente di sì. In 30 anni di democrazia spagnola non c'è mai stato un solo caso in cui le Cortes abbiano negato l'autorizzazione al rinvio a giudizio di un proprio membro. Salvo un caso. Il caso è questo. C'era un ex magistrato che poi è entrato in politica che per errore, quando era giudice, aveva diffuso ai giornali la foto del fratello di un latitante al posto della foto del latitante vero. Quindi per questo errore materiale lo volevano processare e per questo lo hanno protetto. Altrimenti mai è accaduto che le Cortes proteggessero un proprio membro da una richiesta del, della magistratura. I membri del governo possono essere chiamati a rispondere dei loro reati in qualunque momento, se vengono processati devono essere processati dalla Corte Suprema, un po' come se fosse la nostra Corte di Cassazione, cioè da un giudice normale, un giudice togato come tutti gli altri. Portogallo, il parlamentare è sempre processabile per i suoi reati se i reati sono tali da superare una pena di tre anni. Per quelli minori ci vuole il consenso del Parlamento che non lo nega quasi mai, quindi di fatto anche lì tutti i parlamentari sono perseguibili, idem per quanto riguarda i ministri che possono addirittura essere arrestati se colti in flagrante o se sospettati appunto di reati superiori ai tre anni. Solo il Presidente della Repubblica ha una immunità temporanea e viene processato alla fine del mandato il capo dello Stato anche qui come in Francia. Gran Bretagna, tutti i parlamentari, i ministri vengono trattati esattamente come gli altri cittadini in cause civili, cause penali, lo stesso non vale soltanto per la regina, ecco, la regina è l'unica che è immune, ma non c'è alcuna immunità. Pensate che l'astronascente del Partito Conservatore nel 2001, che si chiamava Jonathan Atkin ed era stato appena ministro nel governo Major, finì addirittura in galera per sei mesi per spergiuro e ostruzione alla giustizia. Aveva fatto quello che i nostri fanno nei ritagli di tempo, cioè aveva mentito su un conto di albergo. Sei mesi di galera stroncata definitivamente la carriera, nessuna immunità di nessun genere e quindi eh, lì il problema è la corruzione, non è la magistratura o le forze di polizia. Germania, nessuna protezione per il Premier e i suoi ministri, c'è anche lì come in Spagna, ma anche lì come in Spagna viene sempre concessa l'autorizzazione a procedere del Parlamento per processare gli eletti. C'è però anche una prassi che stabilisce che all'inizio della legislatura il Parlamento autorizza ex post tutte le richieste che verranno preventivamente, tutte le richieste che verranno dalla magistratura e quindi prima ancora di iniziare l'attività parlamentare già si fa sapere alla magistratura che tutte le richieste che verranno fatte per indagare i propri membri il Parlamento le autorizza. Ehm, le accetta una volta per tutte eh, in via preventiva. Tant'è che addirittura i, i parlamentari e i ministri temono di finire in galera, cosa che in Italia non potrebbe mai accadere perché il Parlamento respinge sempre. Eh, lo dimostra il fatto che nel 2003 si è suicidato un deputato liberale, Jürgen Müllermann, che temeva, dopo aver subito una perquisizione, pensate hanno perquisito un parlamentare, temeva che lo arrestassero e quindi si è suicidato ed era indagato per evasione fiscale, mica per, mica per mafia o per corruzione di giudici o di testimoni. In Belgio l'autorizzazione a procedere è stata abrogata nel 1997, qui non c'è più. In Olanda non c'è nessuna autorizzazione a procedere e, e, e anzi i ministri... Non essendo parlamentari possono essere perseguiti persino per le loro opinioni eh, e possono essere arrestati per i loro reati. In Svezia anche eh, parlamentari e ministri possono finire in galera purché il reato superi una pena di due anni, quindi per quasi tutti i reati seri e infine negli Stati Uniti l'abbiamo visto, insomma non c'è nessuna immunità di nessun genere né per i parlamentari né addirittura per l'uomo più potente della terra, cioè il presidente che può essere indagato sia per cose fatte prima sia per cose fatte durante, eccetera, eccetera. Vorrei concludere con un Paese che sta diventando veramente un faro di legalità e di eguaglianza dal quale prima o poi dovremo prendere lezioni anche noi, l'Albania. Nella Costituzione albanese me l'ha mandata un amico, all'articolo 72 si legge il mandato del deputato termina o è invalido e c'è una serie di casi in cui il parlamentare decade dal suo mandato. A, B, C, D, E, assenti, assenze, indegnità varie, conflitti di interessi, ci sono persino i conflitti di interessi puniti in Albania, e poi alla lettera F si dice che il deputato decade dal suo mandato quando è condannato da una sentenza di una corte di ultima istanza per aver commesso un reato. Oibò! Il deputato che viene condannato definitivamente vuol dire intanto che non c'è nessuna immunità se no come lo condannano? Secondo, la condanna del deputato lo fa decadere all'istante dal suo mandato, in Albania, in Albania. Ecco, speriamo che gli albanesi vengano presto a civilizzarci e a spiegarci l'articolo 3 della nostra Costituzione che stabilisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Allora, ci vediamo per chi vuole stasera alla presentazione di Bavaglio alla Camera del Lavoro di Milano in corso di Porta Vittoria 43. Noi con Passaparola ci vediamo il primo lunedì 1 settembre. Buone vacanze ancora, però, durante queste vacanze non rimanete con le mani in mano e continuate a passare parola.